Buonasera! Buon salve, muoricini del mio cuore! Benvenuti in un nuovo videino! De due ore, non lo so quanto viene! Insieme ad una nostra vecchissim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 a conoscenza! Alan Moore! Te lo ricordi? Quello dei Viper Vesfonno! Oggi parliamo sempre di una sua opera, ma della sua magnum opus! Opera magna! Perché con sto fumetto c'è magna, pure mo... Quante case te sei comprando, eh? Ma ha ragione, perché stiamo parlando di Watchmen. L'unico fumetto graphic novel inglese tra le 100 storielle novelle più belle della letteratura inglese dal 1923 ad oggi. Del secolo c'è sta Tolkien e c'è sta Watchmen. L'unico fumetto, te dico, fermate! Si fermi, secondo il Times. E nel tempo libero è pure l'unico fumetto ad aver vinto un premio Hugo per la miglior opera di fantascienza o fantasy dell'anno, dato dalla World Science Fiction Society, famosissimi. Ora puoi muoverti. Una storia ambientata nell'America degli anni 80 di Alan Moore, con i disegni di Dave Gibbons, prendendo a modello i fumetti anni 40, i primi Superman, la Golden Age. Poi vedi perché. Ma cosa differenzia Watchmen dai fumetti prima di lui? Innanzitutto è costruito in modo stupendo. Nelle pagine vedi loro che parlano di un libro di Hollis Matson sotto il cappuccio, e alla fine di un capitolo ci sono le pagine del libro e tu te le leggi e capisci di che stanno a parlare. Poi che ne so, parlano di un articolo, di un'intervista, e poi leggi l'articolo effettivo e te fai un'idea tua. Vecchie lettere che si mandavano, un multiverso vero. Sembra quasi che tu faccia parte del mondo e trai le tue deduzioni. Ma che vuoi di più? Un fumetto dentro al fumetto? C'è pure quello! I racconti del vascello nero. Tutta una metafora. Il fumetto nel fumetto. Inceptionetto. Letto da un personaggio, Bernard, e venduto da un edicolante, Bernard. Si chiamano uguale perché sono uguali, e tu lo leggi insieme a lui sto fumettino, di cui sono riuscito a trovare il corto, che forse dovrebbe essere nella ultimate cut di sto film, che so 215 minuti. Io non ce l'ho quella, però io c'ho il film che dura 2 ore e 40. Io spero che la ultimate cut sia questo film più il corto, ma col senno di poi no. Cioè, ci sono delle scene extra, ma non ho capito se sono nell'ultimate cut. Ma io comunque metterò i pezzi tostanno nel fumetto, farò le cosette mie come al solito, uso il film come pretesto per parlare di questa storia bellissima. Lavoro con quello che c'ho. E comunque sarà lunghettino uguale, eh? Me conoscete? Forse è meglio così, ho preso quello corto. Questo sarà un video tutto attaccato, eh? Niente parte 1, 2, 3, 14. Ma i miei video sono come i reami elfici. Pare che hai visto 10 minuti, in realtà ne sono passati 50. Ed è bello parlare di sta storia, perché tratta dei temi maturi, sì, che quasi cascano dall'albero, ma ancora attualissimi, come la guerra, l'invasione dei territori, la corsa agli armamenti, la politica, che è allo stesso tempo strettamente legata alle sfaccettature dell'umanità. Perché questo è il fumetto che ha dato il via a roba come The Boys o Invincible, che troppi anni dovranno aspettare. Questo è il primo fumetto che tratta i supereroi con super problemi. Ma no all'uomo ragno di Negerino, i super problemi incazzati, come la megalomania, le dipendenze, il fatto di sentisse sto cazzo. Tratta i supereroi per quello che sono, umani, facendo vedere anche e soprattutto le loro debolezze. Questo è Watchmen. Il primo a farlo, insieme al ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. I primi a trasformare questo media in qualcosa di più adulto. Supereroi molto umani, che infatti non hanno poteri, a parte uno. E infatti tutti i personaggi sono belli. A me piacciono tutti, per un motivo o per un altro. Non ho detto buoni, ho detto belli. Quello che mi piace di meno, ve lo dico subito, è Gufo Notturno. Due. E infatti è il più normale. Ma nel fumetto è meglio che nel film, eh? E chi ha fatto il film? Snyder, mannaggia. Spero non l'abbia farcito con troppe cringiate americanate. Rallenti, rallenti ovunque. Già me li vedo. Andiamo a vedere sti uomini. Watchmen. Il film fumetto graphic novel, chiamalo come te pare, inizia con una faccina sorridente. Ah, cancella tutto l'intro lunghissima. Mi sono sbagliato. È un fumettino caruccino, adatto a grandi e piccini. Un signore a tempatino sfregiatino si fa il tempo.
è buono qui, è buono qui. E chi è? Già ve sento. Negan, Negan! No! È il comico. Vero nome Edward Blake. Ex supereroe in pensione, perché non famo un tempo a veder primo supereroe, che già se rendemo conto che l'hanno aboliti dopo il decreto Kini del 1977. Poi te lo spiego. Io infatti quando vidi Negan già me lo ricordavo da qua st'attore. E il comico se dà un cazzotto a Negan gli estirpa tutto quello che ami di lui e di te stesso. Ma qui se la cilla. Mentre in TV si parla delle crescenti tensioni con la Russia. Ma guarda un po', attualissimo te l'ho detto, in questa infinita guerra fredda, e qua ancora meno finita, visto che stiamo nell'85, manca il muro è cascato ancora. Vediamo il presidente degli Stati Uniti, Nixon, al suo quinto mandato. What? Ma ne erano due? Sti cazzi? Ma JFK? FC? Poi vedi. Ma il Watergate? C'è mai stato. Però c'è stato il Watchman Gate. E la storia del mondo per come la conosciamo è stata cambiata per colpa dell'arrivo dei supereroi. Soprattutto per uno, un qualcosa che non si può chiamare qualcuno ormai. Perché questo è il mondo reale, ma in un universo alternativo. Una roba alla Ritorno al Futuro. Un what if. L'authenticity. Ucronia. In italiano si dice ucronia. Quella, un mondo alternativo sull'orlo dell'olocausto nucleare, come vediamo dall'orologio, che è impostato a 5 minuti prima dell'apocalisse. Ammazza già, piano piano ci dovrebbe arrivare, meno un quarto, meno 10, meno 5, vabbè. E te spoilerano subito quel qualcosa che mantiene la pace e fa strigne le chiappine ai nemici americani since 1965. Perché come diceva Howard Stark, pace è avere un bastone più grosso di quell'altro. E il nostro bastone è... il dottor Manhattan! Nome d'arte. Chiamato così come il progetto Manhattan! Il programma degli anni 40 per la ricerca e sviluppo della bomba atomica. Sempre l'anima sbatte. Di cui lui è l'ovvissima rappresentazione. Coe zampe, ma senza capelli. Però, anche per colpa di sta minaccia, i russi stanno accumulando sempre più bombe. E come la piano gli americani? Avrebbero effetto solo se si dessero in faccia. In faccia, vedo, vedete da... USA! USA! C'abbiamo Manhattan! C'abbiamo Manhattan! Gne gne! E abbiamo pure liberato i campi di concentramento. Non è vero! Siamo stati noi! Chiedi a Benigni, chiedi a Benigni, chiedi a Barbero! Perché veramente i russi, ma nella storia vera, lascia perdere il fumetto, sono un po' amareggiati per i meriti non dati a loro durante la seconda guerra mondiale. E che hanno avuto proprio tantissim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 
fumetto, ammassano bombe. Ma perché gli americani sono così sicuri? Ma veramente il dottor Manhattan potrebbe fermarle? Sì, il 60%! Non il 99 come dice nel film, il 60. Le altre so abbastanza per sfonna tutto svariate volte. Ma allora che cazzo di deterrente è Manhattan? Ne ferma qualcuna! E infatti, torniamo dal comico, perché c'è qualcuno alla porta. Toc toc. Chi è? Sor comico. O se intannava potevi di sto cazzo. E subito fight! Non saranno super uomini, ma se le danno super secche. Sono comunque all'apice della prestanza fisica. Se sono tutti super allenati, sono tutti dei killer pazzi, eh. Ma lo sfondamuri è pure in svantaggio. La build Aggi sembra avere la meglio. E lo fa svolazzare un po' in giro, leva le ragnatele sul soffitto. Abusi sugli anziani vari. Bene, bene. C'hanno ragione, mettete le telecamere. Il comico ha la peggio. E durante i suoi ultimi momenti ride. Lui rise. Ride in faccia alla morte. Perché lo One Piece is real. E spam. Goccettina di sangue meno 5 alla mezzanotte. Sullo smile, il suo simbolo. Addio comico. Insegna agli angeli a picchiare le donne poverine. Vietnam tutto fo. Le violenze brutte. Donne incinte. Beh, ci vorrà un po' a insegnare tutta sta roba. Sarà una triennale per l'angeli. Titoli di testa! Che so praticamente la spiegazione e la presentazione dei Minutemen. Nome ovviamente derivato dai primi rivoluzionari d'America. Pronti anche con un minuto di preavviso. Minutemen.
se ce ne dai 5. I Minutemen sono il primo gruppo di supereroi mai nato. Nel 39. So degli anni 40. No, del 39. E com'è nato sto gruppo? C'era un'idea. Era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più. Insomma, ma ha riunito tutti i primi supereroi, come racconta Hollis Mason nel suo libro bestseller Sotto il cappuccio. Ed eccolo qua! Hollis Mason è il primo Night Owl, tradotto gufo notturno. Ma Night Owl vuol dire anche sonnambulo, ispirato all'eroe DC Blue Beetle, direttamente dal Montana! Hollis Montana! A seguire, Spettro di Seta, all'anagrafe Sally Jupiter, all'anagrafe veramente Sally Jupiter. Polacca, misure 90-60-90. Cheat, pin-up e ballerina di burlesque te gonfia in sottoveste. Il comico Prime, diventato supereroe prestissimo, a 16 anni. Una scusa per fa botte palesemente, non andare in formatorio. Silhouette, Ursula Zand, la prima supereroina, intesa come donna, perché non è il primo supereroe, mai apparsa. Sia la prima supereroina che la prima supereroina omosessuale. Importante. E poi Falena, il cui arcinemico è Lanterna Verde, Capitan Metropolis, Dollar Bill, che ci ricorda di non indossare mai mantelli. Per arrivare finalmente al primo supereroe mai apparso al pubblico, quello che ha ispirato tutti l'arte. Date un caloroso benvenuto a Giustizia Incappucciata! The Rock con un sacco in testa. Proseguiamo i titoli di testa ricappone, vedendo Spettro di Seta incinta. E anche come muore Silhouette, uccisa da un loro arcinemico dopo che i Minutemen l'avevano cacciata perché si era scoperta la sua omosessualità. Questi supereroi così umani, neanche stronzi. Un piccolo Rorschachino. Oh. Spoiler. Spoiler de Manhattan! Con Kennedy. E poi No More Kennedy, perché muore Kennedy. Boom! Headshot! E chi lo ammazza? L'Ucronia! L'Ucronia! L'uomo sulla luna! Un piccolo passo per l'uomo, ma un casino per me che sto a spicciare i crateri! E dai, ma pure qua siete arrivati! Devo andare più lontano! E metti le pattine! Guarda le impronte! Ma chi t'ha detto d'appenne quel tovagliolo? Proseguiamo con le proteste che faranno entrare in vigore il decreto Chini. Quello che t'ho detto, quello contro le maschere. Nato dal crescente malcontento della popolazione e della polizia. Perché ci rubano il lavoro! Ve sta bene in cazzo! Dopo il decreto sono rimasti attivi solo i vigilanti governativi. E quali so? Manhattan e il Comico. Che era proprio il volto dei supereroi americani, eh? Soldier Boy, Homelander, troppo dovete aspettare! Nei film non si nota tantissimissimo, ma pure lui è una bandiera americana semovente. Torniamo alle proteste e a una delle frasi tagline dell'opera. Who watch the watchers? Cheat giovenale. E poi uno, boh, tira una molotov e fa esplode mezza palazzina, compreso se stesso. Ma con che le facevano le televisioni negli anni 70? Con ferro, legno e tritolo! Una notizia bomba! No, sul serio, mi ha fatto ridere che esplode tutto random. Mannaggia Snyder. Insomma, tutta sta serie di eventi ci porta dagli anni 40 al 12 ottobre 1985. Diario di Rorschach. Rorschach? E chi è? Io. Dai, macchie. Guarda la maschera. Ah, giusto. Bello come hanno trasposto la faccia, la pelle, come la chiama lui, di liquido viscoso tra due strati di lattice, sensibile a pressione e calore. Nero sul bianco. O bianco o nero. Non si mescolano mai. Grigi? Mai. Fanculo Gandalf. Rorschach è così, non ha mezze misure. Infatti è l'unico eroe che non si è ritirato o ha abbozzato col governo dopo il decreto Chini. Se non contiamo Giustizia Incappucciata. Vero nome supposto Rolf Müller, ex forzuto circense tedesco dell'est. Qua tocca ancora specificare. Dicono fosse una spia russa. Eppure lui non si registra. E guarda un po' le coincidenze. Muore 3 mesi dopo, pistolettato in capoccia. Rorschach è rimasto. Lui continua a fare quello che deve e ora deve indagare. Ma dopo il sopralluogo della polizia, con il detective incaricato Steven Fine, un personaggino abbastanza ricorrente nei fumetti, che hanno tagliato qua. Vabbè. Chi era Edward Blake? Sembrerebbe uno che ha svolto incarichi diplomatici per il paese. Boh, tutto gli vuoi dire al comico, ma diplomatico. E chi può averlo ucciso? Boh, a
Abbiamo finito! Stanotte è morto un mematore a New York. Un comico. Poteva andargli peggio. Poteva essere accusato di molestie sessuali o prendere una pizza in bocca la notte degli Oscar. Invece è solo morto. Carcassa di cane in un vicolo stamattina. Piccioni morti su un marciapiede nel pomeriggio. Cinghiali svenuti sui secchioni di sera. Quanta fauna sto periodo? E il sindaco che fa? Lo sapete che si verifica un furto in casa ogni 3 minuti? E lo sapete che è sempre la stessa casa? Un problema loro, direte voi. No! È un problema di tutti. Le strade sono lunghi rigagnoli di sangue e merda. Depravazioni e peccati. Puttane e drogati. Criptoguru de Telegram. Ma soprattutto... comunisti! Eh sì, Rorschach è un pochino fascista di destra. Legge sempre il New Frontiersman, un giornale di destra, diciamo il Libero del mondo dei Watchmen. So proprio le sfaccettaturine di sti eroi. Ma perché, ragazzi, un po' tutto il discorso della giustizia privata, di farsela da soli, senza processo, perché decidi te, è un po' fascista. Lo ammette anche Hollis nel suo libro bestseller Sotto il cappuccio, che il menare la gente è un pochino di destra estrema. Perché Batman è un ricco bianco privilegiato che picchia la gente vestito di nero? Il padre con che valori l'ha educato? Forse il rapinatore era un operaio sottopagato delle industrie Wayne? Chi era il vero rapinatore? E poi guarda caso, cosa fanno i pipistrelli? Si appendono al contrario. Tutte domande a cui io non posso dare risposta. E tutta sta marmaglia quando starà affogando nei miasmi delle fogne riempite di croste putrescenti. Sì, la gente sti video li guarda pure a pranzo e cena, eh. Tutti questi viziatini a cui la mammina porta il brodino già tagliato quando guarderanno in alto, gridando salvaci, blitz, tenga famiglia. Io sussurrerò sto cazzo. E però sei un po' stronzino, eh? Parlavamo di Batman e guarda come sa srampineggia in giro. Perché ci somiglia un po'? Beh, sulla parte investigativa, sì. Ma il vero simil Batman di sto fumetto è Gufo Notturno 2. Infatti il rampino è un regalo suo. Perché hanno lavorato insieme per un sacco di tempo, catturando pezzi grossi. Che poi vedemo. Sotto di me questa orribile città urla come Don Massimintonio quando ha visto Rosa Chemical e Fedez. E il crepuscolo puzza di fornicazione e candele di Gwyneth Paltrow. Nella casa del comico, 2 foto su 3 so d'aspetto de seta, sospettino, possibile friendzone visto che era l'amico simpatico. E noi vabbè, lo sappiamo che è il comico, ma la polizia mica l'ha scoperto. Loro sanno che è Edward Blake, diplomatico americano. Fine. È Rorschach a scoprirlo. Fa piacere sapere che un estremista mascherato fa meglio il lavoro per cui gli organi preposti sono pagati con le mie tasse. E becca le armi alla MIB, Minuteman in borghese. Andiamo quindi da un altro Minuteman. Proprio lui, lo scrittore del libro bestseller Sotto il cappuccio, Hollis Manson. Il primo Night Owl. In reunion col secondo Night Owl, Daniel Treiberg, che fa parte, insieme a Rorschach, della seconda ondata dei supereroi, la Silver Age, ormai ritiratisi per forza de cose dal decreto Kini. Ho incontrato un super cattivo, te lo ricordi, teschio urlante? E che t'ha detto? Ah! Caruccio, se siamo scambiati mask book e abbiamo ricordato i bei tempi. T'ho mai parlato dei bei tempi? Sì. Oh, rispondi bene. Che costo 1-2 c'ho steso capitanasse. Capita, steso capitanasse. Gli holojooks. Quel tipo italo-giappo-tedesco. E qua spiega un altro po' come sono nati i supereroi. Sempre roba presa dal suo libro Sotto il cappuccio. Che non è questa che dice mo però. Perché qua dice che all'inizio c'erano le bande vestite da pirati. No, quello è carnevale, signore mio. La vecchiaia mista Snyder da rincoglionito. Te lo dico io perché siete diventati supereroi. Lo sai perché sono nati? Per Superman. Ma che cazzo dici? Veramente! Sono stati ispirati leggendo il primo numero di Action Comics del 38. Chi cazzo troppo dovrà aspettare se vedremo fra qualche decina d'anni? Ecco anche perché Gibbons, Gibbons si rifanno i disegni ai primi fumetti. Quelle storie risvegliano in lui e in quelli come lui il lato bambinesco, se vogliamo, di giustizia pura, senza secondi fini, tipo Trombasse la Sarvata, Natale coi guardoni, ma di farlo solo per il gusto di fare la cosa giusta. E dopo la discesa in campo del primo supereroe, giustizia incappucciata, Hollis capì che doveva essere il secondo.
E così fa! Nel 39 entra in polizia e nel 40 sbam Minuteman! E lo sai chi erano i componenti? Sì, l'abbiamo detto 5 minuti fa. C'eravamo io, Capitan Metropolis, Spettro di Seta, Dollar Bill, Capitan di Seta, Spettro Metropolis. Dammi la birra che te sale la pressione. La pensione. La pensione t'ammazza, eh. Pure i criminali per strada ci hanno provato. Ma la pensione... ti senti inutile. Meno male che ho scritto sto libro bestseller sotto il cappuccio, dove ho messo tutti i cazzi mia. E non solo. Mi piaceva anche riparare le auto. Ma quel LED pelato di Manhattan ha fatto le auto elettriche, non si capisce niente. Stiamo progredendo troppo in fretta. Quello ci sta a scammar futuro. È il cheat code della vita. Perché in questa ucronia, grazie al dottor Manhattan e ai suoi studi, si stanno risolvendo un sacco dei problemi umani. Lo sai? Negli anni 80 già ci stanno le auto elettriche, tutte cose futuristiche. Elon Musk non si è inventato un cazzo, sta solo seguendo la schedule de sto fumetto. Infatti qual è il prossimo passo? Aeronavi a costi contenuti, cheat negli anni 80. Quello non è un superuomo, quello è il rimpiazzo dell'uomo. Gufino II lascia Hollis abbaccagliare e torna a casa, scoprendo che qualcuno gli ha bussato con veemenza. Il tizio mascherato molestatore dei vecchietti? No, Rorschach, considera che questo è un meme del fumetto. Rorschach che spacca la porta a gufo. Ogni volta arriva il fabbro a riparargliela. Ora reggerà un reggimento. Ma non Rorschach, che ogni volta... Why are we still here? Ah bello, quanto tempo! Come va? Cine diario di Rorschach, 13 ottobre 1985. Oggi sana colazione alle 4.37 di mattina. Sì, come va adesso? T'ho fregato lì, facciola. Tu ricordi quel meme? Tutti ridono. Insomma, la spilla ride. Quella del comico. Che è morto! E te che è morto? È morto di ucciso. Qualcuno sta eliminando le maschere. Spostiamoci nel seminterratone / vecchio tunnel da metro di Den. Cioè, gufo, tu hai un appartamento e un sotterraneo gigante a Manhattan? No, io ho tutta la palazzina e un sotterraneo gigante con metro annessa, tutto ereditato a Manhattan. Batman confirmed e conformed proprio. Chi può essere stato a uccidere il comico? Un ladro? I libici? Cheat? Sì, i rumeni. Il governo? O forse qualcuno ci ha preso di mira. O forse è tutto un gomblotto. Ma non è un po' paranoico? È quello che dicono di me, che sono paranoico. No, di te dicono che sei un pazzo sciroccato, ingestibile. Ah. Bene, parlando di paranoia, magari è stato Hollis Mason. Dopo Capitan Asse gli è venuta nostalgia. Non ti permettere assolutamente. Ma nel suo libro bestseller Sotto il cappuccio ha scritto i cazzi sua. E non solo. Per esempio al comico non l'ha trattato benissimo. E anche lui era nei Minute Maid. Minuteman. Chi è rimasto dei supereroi che non abbiamo nominato? Ozymandias. Vero nome Adrian Veidt. Un altro della seconda generazione dei supereroi. L'uomo più sveglio del mondo. Ozymandias ha venduto il culo. E dai, non c'è niente di male nello sponsorizzare aziende che non hai mai visto né sentito prima d'ora. Ma le consiglia. Ed è diventato un clone. Ed è sempre la stessa roba spammata. È diventato grigio. Sai che sospetto che Ozymandias sia addirittura... cheat, voglio sapere niente. Omosessuale. Non sia mai Rorschach, eh? Lei è più a destra di una corsia d'emergenza. Sospettabili ci sono anche le due spettre di Seta. Madre e figlia. La figlia sta con Manhattan. La OG, cheat, sempre, è una vecchia troia obesa. Rorschach, e basta, per favore. Me chiudono tutto, me demonetizzano, c'ho due gatte da sfamare. E comunque, obesa dove? Nel fumetto magari un po' cicciotta, ma obesa no. Nel film è in forma smagliante. Sì, smagliata. Ormai non so più accuse, stai a spettegolare. E allora chi è stato? Lo dico pure per loro. Attaccare uno di noi è come attaccarci tutti. Colpirne uno per educarne 100. Ma noi chi? I Watchmen sono finiti. Come i Backstreet Boys e le Spice Girl. Comunque il secondo gruppo dei supereroi non si chiamava Watchmen. I primi Minutemen. I secondi Crime Busters. Non abbiamo il monopolio sulla giustizia. Non mi fare il liberale bastardo, gufo. Tu riesci a vivere circondato dall'orrore, girandoti dall'altra parte. Ma se le ingiustizie sono dappertutto intorno a te, da che parte te giri? Me levo gli occhiali. Continuiamo a conoscere sti eroi, incontrando pure Adrian Veidt.
Ozymandias, l'uomo più intelligente del mondo. E ti starei chiedendo, ma come fa ad essere così intelligente? Semplice, perché ho deciso di esserlo! E siccome è così sveglio, anticipa le mosse di tutti, de me, de te, del pianeta. Infatti si ritira dal ruolo di supereroe 2 anni prima del decreto Kini, intuendo come sta andando al mondo, costruendosi la sua fortuna. Ma non è forse vero, Ozzy? Posso chiamarla Ozzy? No. Che ha ereditato dai genitori tutte cose, la solita vecchia storia. Si è fatto da solo. A permanente, forse. Invece no. Cioè sì, ho ereditato, ma subito dopo ho buttato via tutto. San Francesco non sai niente di che. E ho ricominciato da zero. Per dimostrare che ce la si poteva fare con le proprie forze. E anche questo discorso, st'intervista, è presa dai file che ci stanno tra un fumetto e un altro. E tu te la leggi? Ma quello che non c'è nel fumetto, innanzitutto, è gufo. Semmai ci va Rorschach dopo a far visita a Adrian. Perché fa visita a tutti Rorschach. Sta indagà, ma vabbè. Ma soprattutto, Adrian, che cazzo stai facendo? Mercifichi l'immagine dei tuoi compagni. Ecco perché hanno mandato Gufo e non Rorschach, perché se Rorschach avesse visto il pupazzetto suo... Ma che vergogna! Ma c'aveva ragione Rorschach! Il prossimo passo? Link dei casino online su ogni scatoletta dei pupazzetti? Beh, i supereroi sono diventati illegali, non possono difendere la loro immagine, come dicono i suoi avvocati. Ma Adrian è meglio di così, di come lo fa Zack Snyder qua dentro. Lui rifiuta st'idea, perché è poco etico vendere l'immagine dei compagni con cui ha fatto a botte appena vita, e soprattutto per... Perché tu come pupazzetti, come devi fare? Indovina? In tempo di guerra, cosa tira? Cosa? I terroristi! Genio! Tu me devi fare una linea dei super cattivi, terroristi mascherati, separatisti, atei. Perché voglio pure la fetta cristiana, ortodossa, un po' a tutte le religioni. E un tono più militarista, durante le guerre, fa vende di più. Fidete, sono intelligente. Sto fumetto ti insegna pure il marketing serio. Altro che i cripto stronzi. Segui il metodo Veidt. Vuoi diventare ricchissimo, bellissimo, atleticissimo? Hai proprio capito bene. Puoi essere come me. Basta che paghi a soli 666 euro. Come fare ad essere come me? Che ce vuoi? Basta che ti alleni, mangi sano, dormi bene, studi filosofia, storia, matematica, fisica, trigonometria e voilà! Ma soprattutto, l'uomo veramente vincente usa il nuovo profumo Nostalgia by Veidt. Rifugiati nel passato, che il futuro è incerto e brutto. Stop! Taglia! Eppure sto mese i corsi li abbiamo venduti. Quanto sono intelligente! Chi piamo per fare le ad? Magari una bella sisona streamer che piace agli... No! Vergogna! Voglio una alla Sigmund Weaver. Quella di Alien. Una bellezza androgina. Una di quelle che se capisce e se capisce. Per aprirci al mercato gay. Ah ah, c'avevo ragione! Fidete, i gay andranno fortissimo dal 2000 in poi. Mo sento, mo sento. Voglio una bellezza che il panzone medio maschilista scorreggione me se deve sentì in corpa, se gli piace. Tutte ste robette che fa Adrian servono per finanziare i progettoni col dottor Manhattan. Tipo l'energia infinita! Energia... Ma mica stiamo nel primo Avenger col Tesseract! Che troppo tempo dovrà passare. A Manhattan gli dai la scatola di fasciola che se stava a mangiare Rorschach. Va al bagno, te lo caga un Tesseract e poi lo scarica. Perché che ce famo? Qua stiamo oltre. Qua si fanno gli studi extradimensionali. Con sta storia dell'energia si perde un pochino il focus del fumetto, che sarà importante per il finale. Ma il vero focus alla fine è la guerra. Lui fa tutto questo perché vuole fermare la guerra. E ok, non ci vuole un genio della politica per capire che l'energia infinita fermerà le guerre. E non ci vuole un genio della finanza per comprendere che non te lo faranno fa. Non mi piace molto come conduci st'intervista. Rivediamoci il 2 novembre al centro di Manhattan. Ci sarò, ci sarò. Tu essici però, eh. E poi rimangono Gufo e Adrian. Che ci fai qua? Bah, se becchiamo al funerale del comico. Rorschach, dopo Adrian, va a trovare finalmente la roba, perché uomo, di cui parlano tutti, il dottor Manhattan. Alleluia. Mentre io censuro tutto. Sarà una fatica con questo. Alan Moore ha deciso che l'unico coi superpoteri in sto fumetto dei supereroi doveva essere proprio sgravatissimo. Superman quando lo becca per strada non cambia marciapiede, cambia dimensione. Il deterrente fa
fatto mascotte! L'Avatar, che rappresenta il potere nucleare. Sì, ma è tondo, dovrebbe essere a punta per spaventare i nemici. Ma il motivo per cui tutto è più futuristico di come dovrebbe essere in questa ucronia sarà anche il motivo per questa accelerazione verso la distruzione del mondo? Vabbè, questo è Manhattan. Tenshinhan Super Saiyan God. Lui non ha il potere di far scatenare le guerre e nemmeno di farle fallire. Lui ha il potere di far finire il mondo. Lui può tutto e vede tutto. Peggio di Neo, che troppi anni dovrà aspettare. Lui vede pure i neutrini. Piccini, piccini. Ma prima era umano. Com'è cicciato fuori così? Poi lo vedi. L'unico flebile contatto con l'umanità rimasto gli è rappresentato dalla sua compagna, Spettro di Seta Seconda. Oh, mo emo visto tutti. Dopo mezz'ora di riassunto. Bene, bene. Porca. Buonasera, signorina Iuspecis. Lowry. Favorischi permesso di soggiorno. Che ce fai qua? Indaga per scoprire chi ha ucciso il comico. Che ne sai te? Io vedo passato, presente e futuro tutto appallottolato. Ah, ma quindi tu vuoi città? Che cazzo da investigatore sei? Sei uno di quelli che legge prima le ultime pagine dei libri. Sono qui pure per avvertirvi che qualcuno dà la caccia alle maschere. Eh? Dimmi, Rorschach, che senso ha avvertire uno che sa già tutto? Beh, ma se io non fossi venuto qui, tu non l'avresti visto. Touché. Eri touché perché posso vedere solo il mio di futuro. Ah, beh, c'è là qualche restrizione. E poi, particolarmente in sto periodo, lo vedo fino a una certa. Poi c'è un nebbione de tachione. E boh, l'incertezza, da quanto non la sentivo. E cosa potrebbe causare tutto questo? Un olocausto nucleare. Questo ridimensiona notevolmente l'importanza di trovare chi ha ucciso il comico. Ma chi se ne frega di chi ha ucciso quello stand-up comedian fallito? Era cattivo! Perché questo astio di Lowry nei confronti del comico? Che qui non te fanno vedere. Per carità, con sta storia di risolve la fame nel mondo, la fame d'energia. No! Qui Manhattan sta a studiare la supersimmetria. Sheldon, troppo dovrà aspettare. A distaccamento da realtà, gli stiamo. E dopo aver smaterializzato Rorschach alla porta. Rorschach. Frigge il cervello della poverina, facendogli vedere cose che dovremmo scoprire molto dopo. Perché? E poi in realtà Rorschach viene mandato via perché sta facendo agitare Lowry, appunto. E io già sto a lavorare e a trascuro. Se me la fa pure incazzare. Ma perché si incazza Lowry? Che l'abbia sentito mentre parlava della madre? No, perché nel libro scritto da Hollis Manson sotto il cappuccio, oltre ai cazzi sua, ha scritto anche che il comico ha provato a fare le cose veramente brutte alla madre, Spettro di Seta OG. Ecco perché ce l'ha un pochino col comico. E sente questa rabbia. Che forse non è solo rabbia. Forse c'è qualcos'altro. Meh, non mi interessa il gossipino. Gossipino? Le tentate violenze alla mia genitrice? Fuori! Corca. So. Un comico è morto a New York e a nessuno frega niente. Adesso capisco come si sente uno youtuber del 2014-2015. Frega solo a me. Io vado a cena con Dan, che è un botto che non lo vedo. Lo so. E tu non verrai. Lo sai. C'ho da fa. Sto a cercare il Gluino. Vabbè, saluta Gluino. A cena col suo vecchio amico Dan. Che charme. Che carisma. Che downgrade, signorina. E via ricordare i bei tempi. Dai. Oh, ma c'avete 35-40 anni. Più depressi dei carciatori a fine carriera. I bei tempi di quando si sfragnava di botte anche gente che voleva solo attenzione, tipo sto Capitan Carnaio. Ah, la psicologia è sopravvalutata. Le botte sono quello che ha reso l'America forte. Lui è guarito, no? Da questa ricerca di attenzione. Sì, dalla vita è guarito. È morto. Se Mister Incredibile faceva così con Sindrome, se risparmiava un film. Ma che cazzo mi ridete? Le sfaccettaturine dei supereroi. È bello parlare con qualcuno che non ti guarda come si guarda una begonia. Avessi delle begonie come te in casa, non uscirei più. In che senso? Che le curerei, annaffierei. Funerale del comico, con tutte musiche copyrightatissime. Because of visions of the creepy. Left in seat while I was sleeping.
And the vision, they were splendid in my breast everywhere. Within the sound of silence. In restless dream I walk alone. Vabbè, mentre Lori va a trovare la mammina, smolecolandosi grazie a Uber Manhattan, che gli ricrea sempre un po' di irritazione intestinale, un po' di vomitino nello stomaco. Ma perché vomita? Cioè, ma se ha mangiato ricomponi la stomaco vuoto. E poi è veramente la stessa di quando è partita. Ogni volta che te teletrasporti sei una persona diversa. Domande ataviche. Bella te mamma, quando te materializzi insieme a un nipotino? Sì, mo me metto una mini centrale nucleare in panza. No, grazie. Ma che robetta m'hanno inviato? Censura, censura tutto! Un fumettino zozzino che andava forte ai tempi sua, quando faceva la pin-up. Ma è disgustoso! Vergogna! Ma sta buona che ci sta tutto business dietro! E l'ho inventato io! Perché Spettro di Seta, OG, è stata la prima influencer della storia in quest'ucronia. Perché sfruttava la popolarità da eroina per la sua carriera da modella. C'aveva pure il manager e si è sposata. E sai che nel fumetto, non questo, Alan Moore, questo vuole che gli vendo il mio vecchio costume? Quasi quasi, me ci pago il bingo per tutta la vita. Ma a parte questo, Lori, ma che cazzo vuoi? Sei più boomer di tua madre. Ma se alla signora gli fa piacere, benché concordiamo che sia un po' così, ma gli fa piacere sentisse ancora desiderata in vecchiaia, anche con sti modi un po' borderline, se sta bene lei, ma che cazzo vuoi? Gli devi togliere un pochino di felicità che gli è rimasta. E come dice tua madre, sempre nel fumetto, sei tu che te trombi una bombacca. Non è una bombacca! Vero? L'unica differenza è che quella non la devono far scopare ogni tanto! Cheat! Cheat! Non mi permetterei mai, poi semmai, scoppiare! A miei tempi mica mi chiedevano d'anna a letto con gli AK-47! E poi con chi lo andrai a cambiare? Spoiler! Col più scialbo della compagnia! Ma va! Non fumare! Ah, veramente sei sempre tu che fumi, sempre! E io... Oh, la vecchiaia! I borboni! La spengo! Parliamo del comico! Peggio me sento! E più vedo st'attrice, più mi rendo conto che è troppo giovine! Dovrebbe essere più vecchia del comico, che stava sulla sessantina quando è morto! Sì, l'hanno truccata! Ma così dovrebbe essere in teoria! Ha inventato pure i filtri! E parla dei 40 anni fa! Che st'attrice c'aveva i codini e si buttava nelle pozzanghere coi compagnucci 40 anni fa! Ma perché è la stessa attrice del flashbackino che parte dopo una frase bellissima sull'invecchiare? È il tempo che passa, il futuro diventa sempre un po' più scuro e il passato diventa sempre un po' più luminoso. E vai col flashback! Riunione del 2 ottobre 1940 dei Minutemen. Esattamente 45 anni prima, una ventenne tipo Spettro di Seta e un comico sedicenne. Vabbè, facciamo che l'età ce le facciamo andare bene, eh? Questa m'ha fatto ride, comico. 16 anni. Ci facciamo andare bene pure i rallenti, Snyder, adesso ti riconosco. Rallenti per pagare un tizio epico. Ed è proprio qui che assistiamo alla scena descritta nel libro di Hollis Mason, bestseller, Sotto il cappuccio. Perché qui il sedicente, sedicenne comico, tenta di abusare della signora. E porco Giuda, ma sei una merda sei! Sì, primo fumetto The Boys, t'ho detto, levati, dove si trattano i super difetti dei supereroi. Fortunatamente però arriva Giustizia incappucciata, che gliene dice 4, anzi 6, anzi 8, 12, 14, 16, 18, 20. Ma questo di comico non ha un cazzo! Perché si chiama comico se si comporta così? Apposta per questo. Perché questo mondo è una barzelletta. E l'unica cosa sensata da fare è essere un comico. E stare al gioco. Ah, ste cose brutte che fai sono barzellette? Non ho detto che fa ridere. Come non ha fatto ridere la guerra in Vietnam. Vinta dagli americani in questa ucronia. Grazie ovviamente al dottor Manhattan. E al comico.
al dottor Manhattan, che ha avuto la decenza di mettersi delle mutande giganti. Grazie. Immagina un pippone Massimo che ti viene incontro in cute timore. E tutti festeggiano Arbaretto. Tutti tranne la prozia de Lusilio. No, no, nel senso, che è stata sedotta e abbandonata dal comico. Non come spettro di seta, eh. Lei sedotta alla vecchia maniera. Cioè almeno ride, poi lascia fare la guerra. Un po' meglio, un po' meglio. Un po' me. Lo sai perché c'ho sta panza? Boh, una comitiva de tenie. No! Sei stato tu! Non è vero, è stato Forrest Gump. Eh? Perché ci ha messo tanto a salvare il tenente Dan? Eh? Mo voglio gli alimenti! Guarda, te lascio una stecca di sigarette, al limite. Ma è la signorina che gli dà una stecca in faccia con una bottiglia rotta. Questa ha fatto a guerra, serio. Non le manda a dire. E mi rovina tutta la bella faccetta alla Tony Stark del comico. E beh, mo cambierei idea. Mo te firmerà un assegno. In tutto questo Manhattan, come dovrei comportarmi? Gli ha dato una bottiata, presumo sia male. Ma nel film ti dice pure bene, comico. Manco se vedeva prima. In realtà è molto più sfregiato di così. E siccome c'ha una reputazione futura de sbragatore di asiatici... Maronna, che cose brutte! E Manhattan non strilla manco per niente! Perché lo devi far strillare? Perché gli devi dare più emozioni di quelle che si ricorda? Manhattan qui fa... due al prezzo di uno. È bene per l'ottimizzazione o male perché so duvite? Guarda, forse... ma non so sicuro, dimmo te. Forse tu hai un po' sbagliato. Magari non lo fare più, E forse potevi smaterializzare lei, me, il cazzo che te ne frega! Perché forse... è proprio questo il punto. Doc, non ti interessa più niente dell'umanità. La stai perdendo. Beh, guarda come sbrilluccico, te credo. Ma il comico è il primo ad accorgersene. E in questa cronostoria della vita del comico si passa alla formazione dei Crime Buster, il nuovo gruppo di supereroi formatosi dopo lo scioglimento dei Minutemen nel 49, con a capo una vecchia guardia, Capitan Metropolis. Già con sto nome, la miseria. Nome vero? Nelson. Capitan Metropolis! Da Metro City! E tu chi sei? Megamind? Gli piacerebbe. Qua il capo è Ozymandias e vabbè. Noi porteremo avanti il loro spirito di giustizia, di libertà, di ghetto, di caffà! Ma tu pensi che i primi supereroi erano tutti spinti dal senso di giustizia? Sì! No! Abbiamo visto, grazie al libro di Holly Smetson sotto il cappuccio, che non erano così tutti puri immacolati. Spettro di seta aveva i motivi social. E Dollar Bill, peccidanartro della vecchia guardia, lo sai perché si chiamava Dollar Bill? Perché era stato assunto da una banca per proteggerla. E sponsorizzava solo quella, supereroe in esclusiva, che gli aveva imposto il mantello per il brand. E come è morto? Nei titoli di testa? Ho capito, ma a parte i motivi, comunque sconfiggeva il crimine! Erano tutti bravi! A parte te, sono riuscito a controbattere, perché sono intelligente. Sei sicuro che a parte me, erano tutti così bravi e belli e senza macchia? In questo fumettino che ci fa vedere le super magagne dei supereroi? Sono intelligente. Parliamo del primo eroe mai apparso. Giustizia incappucciata. Non parlare male di colui che ci ha ispirato a tutti. Ti mando nel regno delle ombre. Spero si chiama perché t'ha gonfiato. Sì, sì, il primo eroe. Come abbiamo visto, tedesco. E fan di Adolf Hitler. Ma prima di Pearl Harbor, Prima di Pearl Harbor. E lo stesso Capitan Metropolis si dice abbia finito il discorso d'apertura di Minutemen dicendo quanto fosse contento di vedere tutte queste faccettine bianche. No, allora meno male che l'hanno tagliato. Noi siamo bravi. Noi risolveremo. Ma cosa vuoi risolvere? Con quest'altro baracchino dei super hipster? Che vuoi combattere? Un incendio a sputi? Agguantare i criminaletti quando il mondo sta andando allo sfascio? Dovremmo stabilire che non si dovrebbe bere durante le riunioni. Dovremmo stabilire che chi è vestito da gallina dovrebbe beccare per terra. Ma noi possiamo fare molto di più che fermare i criminaletti. Noi possiamo salvare il mondo. Ottimista contro pessimista. Inside out before it was cool. Ah, c'hai sta fissa di salvar mondo. Perché? Ma come perché? Perché so bravo. È il punto d'essere supereroi. Il più bravo. Ah, tu sei il più bravo. È bello, intelligente, affascinante, simpatico, potente. Non comincia. Il più intelligente. Wow, 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 wow.
ecco cosa sarai. Quando le bombe avranno ridotto tutto in cenere, sarai lo Swiffer più intelligente del mondo. E qua Ozymandias capisce delle cose. Qua inizia il Vascello Nero! Il fumetto nel fumetto di Feinberg e Scia. Scia, ricordate questo nome? E sto fumetto, ve lo racconto in rima. Ma sì, poi non dite che non mi impegno, eh! Mentre vediamo il funerale del comico Porello, vediamo pure quello di una nave Going Merry Style, attaccata da un vascello nero, piena di pirati, ma no di quelli simpatici e cazzoni come Rufy e l'amici sua, ma di quelli con le collane di teste mozzate appese a prua, che portando con sé la guerra non lascia sopravvissuti quando il suo attacco sferra. Tranne il capitano, che fortuna, me so salvato, e un certo Ridley, no niente, unico scampato. Alla polena popputa della mia nave mi aggrappai e su un'isoletta infine naufragai. Insieme ai miei compagni, o quel che era rimasto, non proprio tutti in un One Piece! Che destino assai nefasto! Mentre li seppellivo dignitosamente, pensavo al vascello nero, sempre lì incombente. Diretto verso casa mia e la mia famiglia, innocenti senza colpe, subiranno questo golpe che se li porterà via. Continuiamo il flashbackone, imboccando nei favolosi anni 70. Tafferugli cittadini. E queste sono proprio le proteste contro i supereroi che porteranno al decreto Kini del 77, che abbiamo visto prima. Comico e Gufo Notturno arrivano a sedare pacificamente la rivolta. Come sedare una rivolta popolare by Gufo? Please, tornate nelle vostre abitazioni, nei vostri nidi. All jokes. Io voglio bene a tutti e vi voglio proteggere. Guardate quel ricco borghese è venuto a flexare il jet privato! Servo capitalista! Come sedare una rivolta popolare, by comico? Ordine e disciplina, disciplina e ordine! Però ammirate l'equità di questo omino. Una signora allo re d'arguisce? Cazzotto in bocca! Un signore di colore? Carcion petto! Un maschio bianco cis privilegiatissimo? Fucilata in faccia! O tutti o nessuno! Bravo comico! Non è razzista! Sessista ben artrista, sarà misogino, assassino, disilluso, razzista, sessista ben artrista, ma non è un comunista. Oh, ma questo spara, è tutto un Vietnam per lui. Ah no, sono fumogeni, ok, fanno male uguale, ma ok. Attenzione, unica scena figa del Gufo. Perfetto. Andiamo avanti con le grandi domande, signore. I grandi tots che te chiudono e te fanno crescere come persona. Perché adesso il popolo ce l'ha tanto coi supereroi? Che dovrebbero ispirare tutte cose belle. Siamo dalla loro parte e loro ci odiano. Perché? Perché non gli sta bene un cazzo. Ma che fine ha fatto il sogno americano? Eccolo. Non sto mica capendo. C'è presente quelli che dicono non si può più dire niente, per poi procedere a dire quanto gli faccia schifo determinata razza, orientamento sessuale, religione, quello che te pare, per poi finire la frase con mi fermo qua se non me banneno. Questo è l'essere umano in completa libertà, capace di fare le cose più brutte, 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 brutte. Io lo so, fidete. E se poi si trova in un costante stato di incertezza lavorativa, per esempio, sfondo un attimo la quarta parete per salutare i giovani italiani, rieccomi dentro. Incertezza di perdere tutto quello che ha, magari per colpa di una bomba nucleare che gli fa puff nel porticato, cominceranno a zannasse tra di loro. Ma visti mai i cani dietro al recinto che non riescano a chiappa la cosa fuori? Se sfogano mozzicando tra di loro. E noi la dobbiamo proteggere! Ma da chi? Oh, ma non mi stai a sentire, non mi stai sul pezzo! Te l'ho appena detto! Da loro stessi! Ma lo capisci quanto siamo coglioni? Fa ridere, dai! E tu devi stare al gioco! Qua non te lo dicono, te lo dico io. Come si seda una rivolta popolare by Manhattan? Dire ai rivoltosi di sgombrare l'area. E così fu! Due infartarono nel processo, ma sempre meglio che una sommossa, che sicuro avrebbe fatto più vittime, giusto? Una linea di pensiero che forse tornerà. Tutti gli eroi delle varie generazioni bussano via dal cimitero e tutte le certezze che avevo su sto fumetto, sul fatto che erano quasi tutti esseri umani, vengono seppellite insieme al comico quando vedo che l'ultimo ad andarsene è un elfo dei boschi.
Non è un elfo, vergogna. È un signore con una piccola deformità. C'è orecchia a punta, c'è orecchia a punta. Ed è Edgar William Jacoby, conosciuto anche come Moloch il Mistico, conosciuto anche come Edgar William Vaughn, conosciuto anche come William Edgar Bright. Sì, so io. Ex mago che poi si è messo a fare rapine. Sì, ragazzi, questo è un super cattivo, un super villain che ha combattuto per decenni contro i Minutemen e il comico, ora pure lui in pensione. È troppo bello vedere sta cosa, che sia i supereroi che i super cattivi vanno in pensione perché sono lavori. Poi sono troppo vecchio, basta, appendo la maschera al chiodo. E vanno anche al funerale dei vecchi nemici. Perché? Che ce faceva al funerale suo? Bisogna indagare. Ormai il magnaccia della mala si è ritirato a vita privata in un modesto appartamentino. Piramide cosa? Apre il frigo e trova un cartone della pizza. Chi c'è alle sue spalle? Greta Thunberg? Magari. Questo porcellino andò al mercato. Questo porcellino rimase a casa. Questo porcellino andò al funerale del comico, non si è regolato e mi deve dire perché. Perché ci volevamo tanto Sì, vabbè, vi siete menati per decenni, eri il Gary del suo Ash e mo volevate stare vittini, vittini. È così, l'ha detto lui, l'ultima volta che se siamo visti. Chiediglielo. Sì, avrà bara. Giusto, scusa, la vecchiaia è brutta. Tu mi stai dicendo che il comico è imboccato qua? Sì, abbiamo passato insieme tutta la notte. Tu stai insinuando che il virilissimo Edward Blake fosse omosessuale? Non mi pare il socialista bastardo, Moloch! Per parlare! E che t'ha detto? Che poi mi ha detto? Una barzelletta. Che ho appena scoperto. Avevo senti? Non darmi fuoco, please. Allora, mentre sorvolavo l'oceano, ho trovato un'isoletta. C'hai da bere! Insomma, ci sono artisti, scienziati, scrittori, tutti intellettuali, su st'isola. È un napoletano! Ci sta sempre bene un napoletano! Dammi da bere! Senti, ho fatto cose brutte, ma quella era la maledetta guerra! È finita così la barzelletta? Sì, ho sfragnato la testa a Glenn! Ma quello era il maledetto Walking Dead! Madonna, perdonami! Eh beh, no. Ma in teoria dovresti, tutta la religione di tuo figlio si basa su questo. Ci penso. Il comico ha visto qualcosa su st'isola che è riuscito a sconvolgere anche un cinico nichilista pezzi in me, come lui si fregiava essere. Ed è andato dall'unico amico che si sentiva di avere, la sua nemesi. Oh, magari questa la sviluppiamo in The Killing Joke, Alan? La complessità di sti supereroi. E il nome di Edgar era su una lista. E calla, Arya Stark, ma mo fa secco. No, non io almeno. Una lista di nomi dove c'erano pure l'ex de Manatta e l'amico suo. Ma ne parliamo fra un po', non spoilerà. E tutto qua, mi pare una cazzata. Quindi può essere sia vero. Stiamo a posto? Stiamo a posto. Tranne per queste. E dai, marescià, è per uso personale! Tumor Shock, farmaco contro il cancro. Scam omeopatico placebissimo. Le sto pro a tutte! Ho il glaucoma, con le metastasi. Non mi sono rivolto a Vanna Marchi, altra super villain, perché l'hanno messa al gabbio. Sto per morì. E vabbè, dai. Ma come Rorschach? Niente grigi, niente grigi! Sun de Rorschach! Ma almeno fa effetto, come da risposta alla malattia. T'ammazzamo uguale. Cine giornale di Rorschach. Una gentil donzella mi offre il suo corpo in cambio di pochi spicci. E il pensiero corre a mia madre. E poi, barzellettina famosa. Beh, ovvio, in onore del comico. Un uomo va dal cerusico e gli dice che è depresso. Gli dice che la vita fa schifo. Che devo fare? E il dottore, visto che stiamo nel 1985, non lo manda da uno psicologo, da uno specialista che lo fa parlare della sua vita e tutte cose. Ma gli dice: ma va a cagare! La depressione non esiste! Te devi fare una risata e passa tutto. Guardate in cine panettone, Massimo Boldi quanto mi fa tagliare. Cipollino, cipollino, me la ciulano. Vada a vederlo, la dovrebbe tirar su. E il paziente: ma dottore, Massimo Boldi sono io. Italiaccia! E il dottore: allora allungami tu bietti per qualche anteprima, per me e mia moglie. Buona questa, tutti ridono.
tranne Boldi. E quindi mettiamola un po' di locura! Lori e Dottor Manhattan si conoscono in senso biblico. Cheat Mo Vernon. Oppure la stanno ispezionando per eventuali prove. No, no, fanno un blam blam. Azza. Ma lei è sicura, signorina? Questo è un ordigno, veramente, come diceva sua madre. Non è che all'apice schioppa con la forza di mille soli. Aspetta, aspetta. Uno, due, tre, quattro. Ci sono un po' troppe manine! Perché ci sono un po' troppi Manhattan? Ma io ti ho mai detto che avevo il piacere di trombare coi cosi Bushin? Ma tu pensi che Naruto e Hinata facciano queste cose in camera da letto? E se poi rimango incinta? Chi è il padre? Scusa, amore. Io non so più cosa ti piace. Oh, ma non è difficile, anzi è anche abbastanza meccanico. Dovresti comprenderlo bene. Eh no, finché eravate in due a dare comunque attenzione a me, famo che vabbè. Ma un altro che se fai cazzi sua e parla con Adrian. Ma avete tutti la vista condivisa? Mentre stavi con me pensi a lui? Ma lui guarda me? Quando sta con te pensa a me? Nessuno pensa a te. Scusa amore, devo finire il video. Almeno uno al mese. Li faccio tutti lunghi ormai. Oppure cannato febbraio dopo che hai tasse. Torna subito di là con me. Ok, arrivo. Aspetta, Natomo. Spettro di seta rompe per sempre con Dottor Manhattan. Il suo ultimo legame con l'umanità. Scià. E da chi va? Da Dan. Perché ripiego suo è il milionario. Non playboy, non filantropo. Vabbè, milionario. E già che bussa, sa che non è Rorschach. Ho lasciato John. Ma che dispiacere. Namo. Perché? Perché ormai quello è al limite dell'autista conducente, come si dice. Ho capito, ma non dirlo. Guarda tutto così. Io stavo andando da Hollis Mason. Ah, lo scrittore del bestseller Sotto il cappuccio? Quello. Un altro seratone. Sempre meglio che resta a casa a guardare l'intervista di Manhattan, che si veste con uno swag. E poi viene portato da Scotty negli studi. Ecco la star! In più di un senso. Aspetta che il mio cervello deve processare la tua esistenza. Carissimo! Ma devi per forza luccicarmi come una Winx. Me mani ad asteroidi tutte le luci diegetiche. Te può avere un azzurro più da ghetto? Così? Dai! Allora, può parlare di tutto, ma non de Zelensky! Mentre vanno da Hollis Mason, Dan e Lowry devono imboccare il vicoletto più marfamato coperto da monnezza. Ma perché? Per sfogasse. Ah, quello non potrà più suonare il violoncello. Amici telespettatori, vi presento il Dottor Manhattan, che per uno strano incidente ha acquisito il curiosissimo potere di piegare lo spazio-tempo secondo la sua volontà. Che culo, eh? Poteva friggere e basta. E invece, via con le domande. Buonasera, sono Dog Root, maleducato, di Nova Express, che è il giornale di sinistra dei Watchmen, in contrapposizione al New Frontiersman. Si ricorda del suo buddy ai tempi di quando era un normale contribuente, Wally Weaver? A voglia. Come sta? Morto di cancro. E vabbè. E invece Moloch? Ci ha avuto qualche screzio con lui negli anni 60. Vendettina personale? Perché? Sta morendo di cancro. Succede. Non intravede uno schema? Proprio lei che vede solo quelli? Sì, sta dicendo che io faccio venire cancro alla gente. E beh, mi pare evidente. Oddio, prima gli ho dato la mano. E tutti gli altri che hanno lavorato con me? Rorschach, Ozymandias, Gufo Notturno, Spettro di Seta. Tutte scuse! Puntore! Vabbè. Ma anche se fosse, sti cazzi. Ma l'ha detto veramente, sti cazzi. Sti cazzi? Ma sì. Sti cazzi anche per Janet Slater? La sua prima fidanzatina? Non mi serve guardare il futuro per capire che pure lei ha il cancro? Ai polmoni, stadio terminale. Mancava tanto così che non sa chi tava un business di metanfetamine e l'emo fermata in tempo. E dai laboratori di ricerca ando lavoravate? La signorina Slater è qui! Ta-na-na. Vabbè, pure questa dovrebbe avere più di 60 anni. Ma perché invecchiate le attrici giovani? Perché poi le usiamo nel flashback. Ho capito, ma se dovete truccarle fatelo bene. Oppure usate delle vecchie vecchie. No, nel senso, signore, scusate. Delle attrici age. Ma che è sta buffonata? Ciao, John. Chi è John? Oddio. Dimmi. Tu eri il mio tutto. Ed è così che mi ripaghi. Cattivo.
E tutti i giornalisti, dopo aver appreso che in teoria la vicinanza al dottor Manhattan fa venire il cancro, si buttano su di lui. Bene, dottor Manhattan, quando fa venire i tumori? È lei a decidere se sono maligni o benigni? Per favore, fatemi respirare, anche se non ho bisogno. E se so benigni, recitano la Divina Commedia? Bussate via! E invece bussa via lui, nel film. In realtà ha trasportato tutti fuori, pure qua, come che la rivolta. Non è che se ne va lui, lui è inamovibile. Sei tu che te levi dai coglioni, dai protoni. E dopo se ne va, perché lo vuole lui. Dannato il dannato, su Marte. Acciuffatelo! Gesù Cristi, su Marte! E che ci voleva arrivarci? Era facile, Elon! E dai de flashback! Lost troppi anni, dovrà aspettare! Continuiamo ad esplorare la psiche di Manhattan. A fatica, perché come ragiona lui? Come funziona la sua mente e la sua percezione del tempo? Lui è in un combattimento perpetuo de Hunter x Hunter. Del tipo, fra 12 secondi lascerò cadere la foto. Eccola, è già lì. Ma poi mi muoverò per così. Mi sto per alzare. Il movimento partirà dalla punta degli diti. Ecco la foto che casca. Sì, ho capito. My man c'ha Togashi in capoccia. Ma è troppo bello come Manhattan vede il tempo. Il tempo. L'orologio. Come quello che riparava da piccino quando era solo John Hosterman. Lo riparava perché che lavoro faceva il padre? L'orologiaio. Fino a che Einstein non lo fa sbroccare. Butta questa robaccia. Ma è un Rolex Daytona, Filippa Tecco, Mega Bulova senza prezzo. A che servono gli orologi? Non lo sai che il tempo è relativo? Devi fare una cosa sicura, solida, come l'astrofisica. Mica ce ne so tanti negli anni 40. Pensa quanto flexo al baretto. Quindi per colpa di Einstein è iniziato il suo percorso, prestabilito dal karma. Per colpa di Einstein è nato lui. Einstein, solo un umano. Passa un po' di tempo ed ecco Janet Slater, quella di prima, quella col cancro. E il suo miglior amico, Wally Weaver, quello di prima, quello col cancro. Per la prima volta una donna mi offre una birra. Ho 30 anni. Minchia, sì, potevi fartela una passeggiata ogni tanto a Princeton. Conosce qualcuno? Rallenti, rallenti. Bla bla bla. Sta buono, Snyder. Me dagli pezzi poetici fondamentali. E che cazzo, però. Quello che succede veramente è che durante sta fiera dove hanno fatto sta foto, un signore paffutino urta la donzella a cui cade. Indovina che? Un orologio. Watchman, non è perché sono sorvegliante, è per gli orologi. Swatchman. E lui che fa? Lo ripara. Come faceva da piccino. E siccome se lo scorda nel camice, rimane chiuso dentro l'esperimentone. Lui è nato per colpa del signore paffutino. Pensate all'avanguardia. Il dottor Manhattan ha due padri. Tre se ci metti pure Oppenheimer. Ma perché mi tagli sto pezzettino importantissimo, collegato a tutto? Due secondi in più. Tac, screanzato. Vado a prendere il tuo orologio che ho riparato. Fine. No, vergogna. Ma cosa tratta questo esperimentone? I campi intrinsechi. E che so, boh, mi chiedi troppo. Come posso dire? Al di là della gravità, c'è qualcosa che ci tiene insieme? Qualche altra forza che ci impedisce di diventare tutti LCL? Scopriamolo! Perché questo gli sta per succedere. Sta per diventare una pappetta. Ormai la porta è chiusa e il processo è irreversibile. Addio. Troveremo qualcuno per consola Janet. Ma mi prendi per il culo? Cioè non si può annullare tutto? No. E poco prima che si chiuda sto attrezzo, non c'è, che ne so, qualcuno che vi controlla, afferma chi sta vicino. Un classico tizio su una sedia che dorme, fa la guardia. Ma che cazzo di esperimenti fate? Sfragniamo gli atti field dei blocchi di cemento. L'ora è giunta, non c'è più tempo. John Osterman viene separato dal suo campo intrinseco. La luce lo annienta. Vasi sanguigni passeggiano salutando una guardia, perché lui salutava sempre. Poi zà, uno scheletro capisce di avere i pugni nelle mani. Sono potente! È John, che però non riesce a ricomporre gli elementi nella giusta sequenza. Come cosa? Un orologio. Perché dopo l'incidente è rimasta una traccia magnetica della sua coscienza, che ci prova e ci riprova. E alla fine gliela fa. Il dottor Manhattan è appena nato. È già denunciato per atti osceni in luogo di lavoro. Il superuomo esiste ed è americano. E
dai, russitie! Si tatua un atomo di idrogeno, un simbolo che rispetta. E cacchiappa a livello di marketing. E via a rottamare i carri armati! E a disintrinsecare Vietcong, che si arrendono a lui in religioso terrore. Come i giapponesi dopo la bomba su Hiroshima. Così come l'orologio, simbolo della serie, insieme alla faccina che ride, è quello fermo di Hiroshima. E lui, per tenere fede all'associazione Uomo-Bomba, fa esplode i gangsterini. Che mi sa che sono quelli de Moloch, eh? Pure Wally fa due sordi essendo l'amico di. E dice di essere stato frainteso. Non ha mai detto che il super-uomo esiste ed è americano. Tranquilli. Ho detto, Dio esiste ed è americano. Se vi state facendo la pupù sotto, tranquilli. Vi abituerete. Portatevi dei cambi. Il tempo passa. Per l'altri. E Janet invecchia. Oh. Spaventata dai cambiamenti del compagno. Tutti lo cercano, tutte lo vogliono. Ormai sei arrivato. Ma a me sembra di essere sempre stato qui. Ma tu mi ami ancora? Mi desideri? O mi vedi solo come un ammasso di particelle? Ma che scherzate? Cioè, ma che scherzi? No, dimmelo perché non lo capisco più. Certo che ti amo. Ma con che passione te lo dico? Ti amo. Ma per fatte capire come ragiona questo, lui qua già sa che la lascerà. Lo vede proprio nello stesso momento. Diventi scemo se proprio immedesimate. Vive in quattro dimensioni. Quello che guida coso nell'ipercubo, quello che è Interstellar. È lui! Anche se supereroe, supereroe, superiore, superiore, ma ste occhiate mi sembra che infiammino la parte inferiore. Quando incontra Lauri Jupiter. Innamorandosi... pedofilattan. Va bene che rimane sempre uguale, ma era pur sempre trentenne. Questa ce n'è a 16, fra pochi mesi. Ma l'ho visto, l'ho visto. Deve succedere. Che fai, contraddestino? Vabbè, sei il destino. Approfittatore, predatore, zozzone! Di qualcosa! Fra 40 secondi faremo l'amore. Ma come ti permetti? Però vabbè. Me so rotto. De sta appresso a questi esseri fallaci, oriani. È ora di spendere due soldi in CGI. È ora di creare! Ma forse niente viene creato. Forse tutto è sempre esistito. E sempre esisterà. Forse è tutto un orologio senza creatore. Manhattan si è dato. Marte, Nuovo Messico. E appena si diffonde la notizia, tac, i russi invadono l'Afghanistan. Nell'Ucronia, dicevo, si spostano gli equilibri geopolitici. E mo che famo? Torniamo al vascello nero. Pronto a invader casa del coraggioso capitano, che ormai non riesce più. A stacco e mani in mano le sue e quelle dei compagni, come vedi dal primo piano. Ed allora pronto e lesto, come un genovese che fa il pesto, costruisce in mantinente una zattera capiente. Ti ricordi a seppellito gli amici dignitosamente? Ecco, ora li disseppellisce indecorosamente. Mi dispiace Ridley, Tapia, ma io devo galleggiare. Nuovo Wilson, sei promosso. Castaway, te stamo addosso. E forza via al salvataggio della famiglia in ostaggio. Con i gabbiani assai felici del banchetto che si ammassano sopra il macabro traghetto. I gabbiani sono come i corvi del Berserk. Morono tutti, e loro, e dagli se magna. E chi magna con la guerra? Chi ci guadagna? I mercanti d'armi, gli affaristi, come questi che sono da Ozymandias, che non vogliono che le guerre finiscano. Non ci voleva un genio per capirlo. E infatti continuano con questa energia pulita, tutto filler. Pure questi qua ora. Qui Ozymandias parla dell'Egitto. Te spiega perché si chiama Ozymandias, il nome greco di Ramsete II, un faraone. Onone proprio. Parla dell'Egitto e della loro ossessione per la morte. Li posso capire. Qua poi mi anticipa tutto il discorso su Alessandro Magno. Ma no! Lo devi di dopo perché è legato al nodo gordiano. Legato, nodo. Che ha dovuto sciogliere. Come Alessandro Magno. Vabbè, per adesso ti dico che è talmente fanboy da Alessandro Magno che ha voluto ripercorrere i suoi passi, il suo percorso di conquista fino all'Asia, allenandosi. Ma scusa, ma questo sta in fissa con Alessandro Magno o con l'Egitto? Prenda una decisione, ma se splitta la fanbase, fa male al brand. Alessandro Magno è stato il mio primo amore, e di chi non lo è stato. Poi mi sono interessato all'Egitto, ma approfondiamo dopo. Sentiamo il discorso macho del film, dove bullizza questi, perché tanto sono tutti fillerini destinati a schioppà. Io c'ho più soldi di voi. Vabbè, allora pacco da Amazon. Ma Amazon ancora non esiste. Infatti è Amazon.
taglia sta cagata. Che cerca di attentare alla vita dell'uomo più sveglio del mondo. Ma forse non tutti sanno che, sul curriculum, c'ha pure essere l'uomo più veloce del mondo. Visto che si dice riesca a prendere le pallottole a mani nude. Sarà vero. Per adesso le schiva. Scudi umani capitalisti. Finta su home run. Dimmi chi ti manda. Chi ti paga. Non credo questi perché l'ha sbragati. Dimmelo. Sto cercando di dirlo. Come non sento. Ha una capsula di veleno. È un classicone tra le spie russe, agente. Vero, vero. L'è intelligente. Te lo so. Ma non è... Ah, è andato. Marrano. Ma allora veramente qualcuno vuole uccidere le maschere. C'aveva ragione Rorschach. Pensa come stavo messi. Se solo ci fosse John, lui saprebbe come risolve. O Skusden. Non ti preoccupare, qui Rorschach. Data astrale. Martedì. Ho visto Driver e Jupiter passeggiare, progettando di vivere insieme. Fuori dal matrimonio. Disdicevole. Io so questo che se vede de spalle. Può essere. Il tipo che ha cercato di assassinare Adrian lavorava per la Pyramid Foundation, la stessa dove ha lavorato pure Moloch per un po'. E qua uno si dovrebbe fare le domande e date le risposte. Pyramid, i detective. Allora Moloch, so tornato. E stavolta nemmeno la storiella del cancro te salverà dallo sfragnare tutti i porcellini che tiene. Dimmi quello che sai. E scicca qua la sigaretta o dai fuoco a tutto. Anche procurato allarme. Bene. Scopriamo che il poverino è già morto. How could this happen to me? Non me ne Stefano accorsi. Guardalo Moloch, tutto smoccolato all'over the place. Era tutto un trappolone per Rorschach. L'hanno incastrato, Jack. La polizia è già qui, addosseranno pure questa. Merda, 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 merda. La merda, 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 merda. Ma pensi che sa rende? Manco per niente. Noppi, noppi. Sfondare. Liscio. Dracraspritz. Quanti ricordi. Rampinate in petto in mezzo ai rallenti. Quando te sbagli spraga guardie su guardie. E qua la destra si divide. Da una parte la giustizia privata, i valori veri, Dio, patria, famiglia, e se avanza tempo la tua minorenne figlia. Dall'altra, sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Non le pagano abbastanza per andare contro questi faccini rossi. Ma sono in troppi e sopraffacciano. Sopraffano. Gonfiano Rorschach e gli tolgono la faccia. Quindi sopraffacciano. Che viene arrestato. Ingiustamente, perché non è stato lui. Ma Rorschach pare sempre sospetto, shit. E infatti chi c'è sotto la maschera? Enzo Tortora. No, no! È il tipo che abbiamo visto per tutto il film senza accorgercene. Rorschach è un Rorschach. Vabbè, vabbè. Ridatemi la pelle! Mi avete scuogliato, brutti Bolton! Guardate, ragazzi! Questo tappo ai rialzi! Cheat! Ma no, ma lo devi umiliare gratuitamente a sta maniera! Ho capito chi è! È Tom Cruise! No! È Franchino! Il suo vero nome è Walter Joseph Kovacs, che viene accolto calorosissimissimissimissimissimissimissimissimamente dai compagni di Gabbio. Ti ammasso tutti quelli che ami, mamma, papà, zio, cugini, il criceto, tu madre birichina. Mentre viene accompagnato nella sua cella di questa prigione famosissima, chiamata Sing Sing, proprio quella. Sì, perché te le sonamo. Dai, stavamo a fare gli aggressivi per intimorirlo. Devi di ste cazzate. Scusate. E cogliamo l'occasione per esplorare la psiche di Rorschach con l'aiuto dello psicologo fornitogli dal carcere, Malcolm Long. Ciao, Walter. Lo so che il mondo ti sembra brutto e senza speranza, ma io ti posso aiutare. Sei solo introverso. Guarderesti questa immagine per me? Dai, un pochino. Cosa vedi? La testa aperta di un cane morto. Cosa? Una bellissima farfalla. Palla che esce da un bozzolo storto. Vedi, vedi? Già stai migliorando. E questa? Mi madre con un cliente che mi gonfia e mi butta fuori. Io che porto a mia madre un mazzolin di fiori. Bene, bene. Parlami un po' di te. Ok, trippone. Ti parlerò di Rorschach. Walter Joseph Kowalsk nacque il 21 marzo 1940. La madre era una signorina buonasera. Il padre è ignotissimo. Si sospetta Weasley. E
la madre era tanto cattiva con lui. Ma anziché costruisse un botto di personalità, si costruisce una maschera e sviluppa ovvissimi problemi con le donne e la sessualità. Quindi odia le donne? Ni. Anzi, le protegge pure. Diffida delle donne. E dopo aver massacrato de botte due bambini più grossi perché gli hanno ricordato la professione della genitrice, volendo informazioni su come funzionasse la transazione monetaria, viene mandato in un istituto per bimbi un po' così, dove si rivela essere un piccino silenzioso ma intelligente. Uscito da lì, va a lavorare in un'azienda di tessuti. Lavoro sopportabile, anche se doveva toccare abiti da donna. Che schifo! Qui trova il vestito in lattice col tessuto sguiscettino, ideato da Manhattan. Sempre lui in mezzo. Lo requisisce perché la donna che doveva ritirare l'abito purtroppo è morta. Si chiamava Kitty Genovese, morta per mano di un rapinatore. E mentre chiedeva aiuto nel vicolo, un sacco di gente era affacciata. Ma nessuno ha fatto niente. Tutti sono stati a guardare. 40 vicini e nessuno si è mosso. Allora Walter si crea una maschera con quel vestito, una faccia che riesce a sopportare allo specchio. E tutto questo è tratto da una storia vera. Ma avete fatto scoprire live. Kitty Genovese è esistita davvero. E lo scandalo che ha generato questo disinteresse dei vicini ha portato alla creazione del 911 e divenne il simbolo di un fenomeno psicologico noto come sindrome genovese o effetto spettatore. Quindi Rorschach, visto che ha fatto la maschera col vestito suo, ha letteralmente in faccia la rappresentazione tangibile del non girarsi dall'altra parte. Classico caso di aggressività deviata. Così nasce Rorschach? No, quello è sempre Walter Kovacs. Ma infatti da quello che dici e dei primi casi in coppia con Gufo, non eri così estremista, non eri così faccetta mezza nera. Eri più come Batman, appunto. In due facevate un Batman e lui non uccide. Batman è un povero coglione ricco e viziato come te. Ogni tanto mi dici ste cose, trippone, e lo dico perché sono psicologo e ho studiato. Sento come un'offesa in queste parole. Ma io sto cercando di aiutarti! No! Tu sta cercando di diventare famoso! Per questo hai scelto di seguir me, invece dei casi anche peggiori. Minchia, c'è gente messa peggio di te! Perché a te non frega niente di farmi sta bene. Tu vuoi sapere perché sto male. E scriveci qualche libricino, magari. Vuoi sapere com'è nato Rorschach? Mo vedi! Nella pausa pranzo! Mo so problemi! Mo c'è sta il signore Bassino contro tutti i criminali giganti che ha mandato lui al gabbio! Come fa? Non c'è problema! Come diceva quello, che secondo Walter ha fatto anche delle cose buone, molti nemici! Molto! Onore? Dolore! Splash! Ma allora è vero che sei un po' di destra? E via con la frase che fa fomentare tutti quelli che sto fumetto cercano le vindiselate. La mia siffatta persona non è circoscritta, sigillata, trattenuta contro la mia volontà, chiusa qui con le di vostre persone. Siete voi piombati, stagnati, bloccati, asserragliati, chiusi qui con me. Walter, anzi Heisenberg. I am the danger. Anzi Rorschach. Ma in realtà sta frase alla Marvel non la vediamo dal punto di vista suo, ma da quello di Malcolm. Personaggione lo psicologo. Perché quando dice così, intende che pure lo psicologo è chiuso lì con lui. Mentalmente però. E piano piano comincia a ossessionarsi al suo caso e gli pia male sempre di più. Ciao Walter. Ancora con sto Walter. Walter è morto. Io sono Batman. Io sono Rorschach. E com'è nato Rorschach? Sapessi. Allora riproviamo con le macchie che ti piacciono tanto. Già hai fondato una carriera. Questa era una bellissima farfalla col bozzolo storto. No, era la testa aperta di un cane morto. Fammi vedere un attimo le trascrizioni. Va bene, professore matto. Ma basta! Farò un po' di jogging, sì! Ti parlerò di Rorschach. E del caso del 1975, dove una piccola Angela venne rapita. Erroneamente. Perché scambiata per la figlia di un capoccia farmaceutico. A quei tempi non ero ancora Rorschach. Dentro di me c'era ancora Walter che diceva: mammina! Trovo la casa ed entro dalla porta, bussando, da persona rispettabile quale sono. Mi misi a cercare la piccola Natalia, trovandola
po' qua, un po' là, un po' che giocava coi cani. Il rapitore torna e i cani non gli fanno le feste, perché già gliel'ho fatte io. Ma no! Poveri Barney e Fred! Si chiamano così davvero, eh? Rorschach li secca, perché non era proprio del brontosauro sta bistecca. Ma che ne sanno loro? Non l'hanno sbranata, eh? Quello gli ha tirato una gambina. Loro magnano! Rorschach, io vorrei empatizzare con te, ma mi ammazzi i cagnolini. Comunque il pazzo bastardo viene catturato. Non hai prove! A parte tutte quelle sparse per casa, liberami! Ti sembro da scientifica. Va bene, hai ragione, sono stato io. Sei bravo a torchiare la gente. E anche se non te vedo in faccia, capisco che non sei sereno. Quindi arrestami, ci sta. Va bene. Allora dammi una mannaiata in testa. Bravo, così abbandono questa valle di lacrime in fretta. Sì, questo succede nel film, Fortunello. Io invece voglio fare un gioco con te. Non perde tempo a tagliare la catena. Spiattellata la trama dei show così, che troppi anni dovrà aspettare. Qui Walter capisce che la vita non ha senso, tranne quella che le diamo quando la fissiamo troppo a lungo. Che non è Dio ad aver ucciso sta pora piccina, o il destino che l'ha fatta magnata da un mascotte anni 60 che sponsorizzavano sigarette. Ma a noi tutto è caso. Tutto già esiste. Un orologio senza creatore. Cosa vedo in questa macchia, mi chiedi? Una macchia su un foglio bianco, perché questo è... Vita di Malcolm distrutta. Rorschach nasce quando si rende conto di com'è il mondo. La stessa conclusione del comico, se può dire. Ammirevole il comico. Cheat. E chi vede queste cose non riesce a voltarsi dall'altra parte. Non gliela fa, ce vuole sta. T'ho detto infatti che dopo il decreto è rimasto l'unico per le strade. Ma perché deve, non perché può. Perché so stronzo, ma non un pezzo di merda. E che cambia? Tantissimo. Cambio scena. Lori convive da 20 minuti con Dan e già tocca cose, apre i cassetti, gli sfiamma mezzo scantinato. Oddio, perdonami. Ma niente di che. Successe anche al comico. Ma dove li trovi i soldi per ste cazzatine? Mio padre era speculatore e m'ha lasciato un sacco di sordi. Così sono riuscito a costruire st'aereo fattissimo. Lori stranamente si sente più attratta da lui. No, scherzo! Ma non ci sono voluti solo i soldi per costruirlo. Sono andato pure ad Harvard. Az, Ivy League, fio de papà completo. A studia ingegneria aeronautica. Riaz, ma pure te allora, dottor Night Owl. Bene, non scendo di classe sociale. Vado solo con chi ha un master in su. E siccome c'ha sta passione per gli uccelli, Triaz, forse allora non gli interesso. Dai, la tua Italia questa. Riesce a costruire Anacleto nella versione italiana. In realtà, come dicono nel film, si chiama Archimede. Archi per l'amici. Sempre depennuti da Disney parlavo. Tutto tondo, il primo jet curvi della storia per essere invisibile ai radar. Flirtino, flirtino. Provino per The Conjuring. Famoli, tromba. Così, de botto con un senso. Perché se sono avvicinati. Lori ha trovato in lui i soldi. La considerazione che Manhattan non gli dava più. Ma soprattutto perché Night Owl qua, si capisce non si capisce, ma bravi che l'avete almeno accennato, Night Owl qua, avvicinate, zitti, non si famo sentire da lui che è poverino. Night Owl qua, facci lecca! Vabbè, ma allora so io, non è lei signorina, non si preoccupi. È lo spettro della guerra, l'ansia dell'avvicinarsi della fine, la guerra che rovina tutto. E infatti cosa sogna? Il puffone! No Manhattan, il puff grosso della bomba. Terminator 2, non troppissimo, dovrà aspettare, che li trasforma in ombre sul muro. Come tutto quello che rimaneva delle persone più vicina allo scoppio della bomba Hiroshima. Basta quei locali sponsorizzati dai food pornari. Dan, perché imbruttisci il tuo costume? Perché sono stanco di avere paure. È ora di basta. E dai, violiamo il decreto Chini. Più Anacleto andiamo a fa bordello. Se non lo famo stasera, che è Halloween. Mannaggia, Watchmen poteva essere uno speciale di Halloween. Quale giorno migliore per gli scherzi? Che dici? Ma si va a fanculo. Il saggio gufo seduto sulla spalla di Atena. E le decisioni quelle pensate. Ah, vedi che shot.
Che me lo vende? Underwear? Luxury jewels? Il gufo manifesta tutta la sua fierezza. Perché è figo il gufo, eh? L'animale. Tu, insomma. A parte l'essere silenzioso, come una bomba V1. Cheat. Sempre bombe. La testa che si gira per così. Le solite cose che sapete. Il gufo sciallachi. Quando strilla, inchioda al suolo i topi, le donnoline. Li paralizza prima di ghermirli. E dopo che lo senti, puoi solo sperare che non prenda te. E oggi chi ghermirà? Una casa in fiamme. Mannaggia, se solo ci fosse John, le trasformerebbe in pupazzi gonfiabili. Quelli che fanno... Ha capito quali? Oh, pardon, Dan. A posto. E via a salvare le persone innocenti. Dopo una smitragliatina. Ecco perché mi mancava sto lavoro. Prendi i piccoli angeli, gufo. Qua esplode tutto. E adesso trombano, si conoscono in modo biblico, perché liberi dalle paure. Si è capita l'allusione. Porco, avevamo dato fuoco a un altro palazzo. Torna a Margabbio, a conosce il pezzo grosso. Si chiama così, non è un meme, non mi permetterei mai. Quello che ti dicevo, arrestato da Goofy e Rorschach ai tempi d'oro, quando Rorschach era solo Walter. Infatti è vivo. Ma è qui per vendicarsi. Volano parole grosse. Cheat. È Rorschach che gli dice così. Non si fa. Hai ragione. È un colpo basso. Oh, non è che tu sia tanto più alto, eh? Mister Riarzino. È vero. Uno pari. Nano al centro. Sono calmo. Mai, mai dimenticare chi sei. Stai tranquillo, te lo ricordo io. Sei basso. Fanne la tua corazza e nessuno la potrà usare contro di te in tribunale. Perché dopo quanto Lloyd? 15 anni. Grazie. Avrò la mia vendetta in questa vita. Appena morirà quello che ha impanato, scatterà il rivoltone. Ok, è morto. Rivoltone in carcere! Ah, adesso non fai più le battutine. Hai paura che te cancia il culturamo? Altezzoso. E questa non c'è stava nel fumetto, però. Questi porcellini sono caduti nella facile provocazione e diventano due prosciuttini, perché ostruisci il passaggio alla mia vendetta. Lei capisce? Ritorniamo alla coppietta supereroetta, che decide di far evadere Rorschach, perché è della crew, della gang. Che dici? Vaffanculo. E via verso nuove mirabolanti sventure. Ma tranquilli, che già si stava salvando da solo. Guarda, giro giro tondo, esplode il mondo. Apri a galera, te sbatto giù per terra. Mo tocca a te. Ma prima bisogna salvare la faccia. Riprendersela. Ma dopo la cringiatona americanata snyderata, ma perché? Baccaglia allo psicologo. Ma Porello, pezzo ragione. Che manco sta più qua adesso. Malcolm, sei già dimesso. Bordello! La storia di Rorschach l'ha cambiato. Si rende conto del suo egoismo, anche inconsapevole, del vive la bella vita, incurante del dolore altrui. Ma come tutti, voleva campa bene e la moglie lo lascia perché non è più lo stesso. E alla fine, quando cerca di ricostruire con la moglie, nota due donne che si gonfiano e se vuole mette in mezzo. Il dottore sconfigge la sindrome genovese, diciamo, con la moglie che gli dice: non te permette, stai a parlare con me, fatti i cazzi tua. Ma che te succede? Succede che il mondo è così e non riesce più a scappare via, non riesce più a voltarsi dall'altra parte. Wow. Personaggione. Invece qua... Cosa vedi? Un'occasione sprecata per assistere a un character development. Bellissimo. E vedere anche come Rorschach si riprende veramente la faccia. Perché non la ripia qua. Ma torna a casa a prendere il cambio, incontrando la vicina, che ha parlato male di lui in TV dopo che l'hanno arrestato. Che gli andrebbe pure bene. Ma ha mentito dicendo che gli ha fatto proposte sessuali. Lui che guarda le donne come il gatto guarda il cucciolo del Labrador nuovo arrivato in famiglia. Molto grave. Ti gonfio, bitch. No! Non dire bitch davanti ai bambini. Loro non sanno.
Ah, ah! Ma quindi fa lo stesso mestiere della tua mammina? Però loro mica so come te che sapevi. Ah! Lei è come tua madre, ma meglio, perché lo fa per mantenerli. Ah! E ce n'ha pure tre, molto variegati, uno soprattutto di sti tempi. Ah! E tua madre manco ha retto con uno. Ah! Allora niente. Oh, i grigi quando gli pare. Sunderorscarchissimo. Ma che? Invece nel film, 5 minuti di trombatina, necessarissima per un western. Dopo la sigarettina, arrivano pure l'altri due. Capio? Bimbe! So già libero. Stavo pannammene, ve stavo aspettando io. Ma prima, devo andar bagno. E beh, succede. Io ho dovuto modificare il costume, perché perdevo 40 minuti per fare la numero 2. Sempre meglio però The Rorschach, che ha un gravissimo caso di emorroidi. No, era il pezzo grosso. E mo che famo? Indaga. Su chi ha incastrato Doc Manhattan! Per farlo fuggì, ormai da un po', c'è gente che comincia a non credere più alla sua parola. Se solo ci fosse John, saprebbe cosa fare per trovare John. Oh, scusa Dan! E mo' rotto il cazzo! Ma perché il vorrei che ci fosse John, che dice Lore ogni tanto, rappresenta chi si affida a Dio per risolvere i suoi problemi. Ma Dio non è che te sta a dare retta. Ecco John! Che ci fai nudo nel mio bagno? No, sto nel seminterrato nel film e sto sempre nudo. Che vuoi? Mi sono rifatta una vita! Sono qui perché tu vorrai parlare fra un'ora. Beh, bella paraculata. Salvarsi da una denuncia per stalking. Perché vede il futuro. Quindi so io. Mi pare una scusa. Quindi non vieni? Sì. Lori, mi abbandoni per il tuo ex palestrato corrore primario? Non ti preoccupare. Parliamo soltanto. E via su Marte! Guarda che bello! Sei senza fiato, ti capisco. Oh, pardon! Sì, vabbè! Come sarebbe dovuto andare, Lori? Oh mio Dio! Mon mio, ci siamo lasciati. Sono dinanzi alla prima opera abusiva marziana! Goofy e Rorschach, la coppia che, se parte la guerra, scoppia, va a indagare nei peggiori bar di Caracas. Non vi preoccupate, sappiamo che siete malavitosi tutti di un pezzo e prima di farvi dire qualcosa, vi tortureremo. Trovando collegamenti tra l'attentatore di Adrian e la Pyramid Foundation. Così com'era collegata Janet a Wally, a Moloch. Ma perché? Chi ha voluto far credere che il dottor Manhattan fosse il dottor Chernobyl? Oh, Pyramid! Ma la cosa che fa più male è che hanno tagliato un pezzettone importante qua. E ho talmente rosicato che mi sono andato a cercare se ci fosse nell'Uncut. E c'è! Ci sono pure Bernard e Bernard! No! E io non ce l'ho questa. Ma qui c'è la chiusura di un personaggio che abbiamo incontrato all'inizio e che abbiamo nominato spesso, spessissimo. Chi? Ma ovviamente Hollis Mason, autore del bestseller Sotto il cappuccio. Perché con la paura crescente della guerra imminente, la gente comincia a dare il peggio di sé, come abbiamo appurato grazie al comico e un gruppo di bullettini malviventi noti come i Nodi, per via degli capelli. Fanno a Devilmenata. Spoiler, The Devilman. Vanno da Hollis e lo ammazzano de botte. Proprio ad Halloween. Un'ennesima vendetta per il paradiso che era e l'inferno che verrà. Spinti da una nave fatta di cadaveri. Addio, OG Gufo. Insegna agli angeli a lucrare sopra le violenze subite e perpetrate dai tuoi compagni. Ed è qui che New Gufo scopre quello che è successo. E c'è sta pure sta scena. Ma leva un po' di scopatina e metti sta roba! Il lato umano del gufo! Che come la prende? Eh beh, non benissimo. Contro proprio uno dei nodi, sta gang. Però questo non c'entrava niente. Modenne, non è che sta a vedere ste sottigliezze. E in piccolo gufo, te fa capire esattamente come funziona la guerra. Perché lo sai che fa? Flex Anacleto. Sai quanta potenza di fuoco ho qua fuori? Dovrei radere al suolo il quartiere! Ben, stiamo cercando di insegnare proprio il contrario qua. E se tu dice Rorschach de calmate, tutte fermi e riconsideri tutta la vita tua. Andiamo da Adrian. Oh, ci sono arrivati che la piramide Foundation, piramide trasporti in italiano. Ah, che fago! Potrebbe aiutarci a scoprire di chi è. Oh,
Spostiamoci un bel po', tornando su Marte, con Lowry che dice a Manhattan che in effetti sarebbe carino se tu fermassi la guerra. Però mi dici che ti devo convincere, sì. Ma tu sai tutto quello che dico. Ternocleido. Mastoideo. Ma là che senso ha parlate? Sai già come andrà a finire? L'ennesima storia di profezie. Qui non ci sono profezie. Qui c'è solo quello che sarà. Non è questione di indovinare il futuro, perché non c'è niente da indovinare. È tutto predestinato. Anche le reazioni de stupore de Manhattan. Del tipo, sto con Dan. Davvero? Ma che cazzo te stupisci se sai tutto? Perché è previsto. E tu lo fai così, perché è previsto. Ma sì, sei il Super Kami Guru e allo stesso tempo una marionetta volontaria. Siamo tutti marionette. Io vedo solo i fili, dei neutrini. Il tempo è un gioiello dalla struttura complessa, un cubo, ma gli umani si ostinano a vederne una faccia alla volta. Allora io mi oppongo a tutto questo. Vieni. Non ce vengo. Va bene. Ma se Manhattan ha dei dubbi nel salvare la sua terra natia, intesa proprio come tutta la terra, chi non ha dubbi è il capitano, sempre più risoluto. Si dirige verso casa prima che il massacro sia compiuto. Ha sentito che con poca acqua di mare la sete viene placata. Ma a Ridley, eppure a me, pare una cazzata. Il fatto che conversi con un defunto conferma che c'è qualcosa che non va a questo punto. Dal pensiero di salvare i suoi cari è tormentato. E con certezza io affermo che ormai ha sbroccato. Per salvarli supererò tutti i laghi, tutti i mari, tutti i stagni. Ma dopo il tè delle 5 con i miei compagni. Il momento di raccoglimento viene interrotto da qualcosa che ha sbattuto sotto. Questo c'ha una sella, s'attira tutti i mali. Perché chi sono arrivati? Gli squali! Dai, che mangiano i cadaveri. Mi pare giusto. So pure stagionati, c'è più gusto. E tra i pesci cartilaginei, un casino, ce n'è uno d'oro. Il drip marino. Fuori dalle rime, qua non l'hanno fatto d'oro. Ma perché? Ma proprio tasto secchiello. Cambia colore. Era d'oro. Vabbè, il capitano non demorde. Tatakae! L'occhiettino languido lo attrae e lo infilza. In preda ormai al delirio. Lo acceca con sto insolito collirio. La squalo zattera è l'upgrade che si è craftato. Più idrodinamica per andare incontro al fato. Ha vinto il capitano. È finita la festa. Si prosegue con lo spettro del vascello sempre in testa. Lasciamo la ricerca del capitano e andiamo a casa di Adrian. Con il dinamico duo che si chiede come mai. Come mai? L'ex di Manhattan, il nemico di Manhattan, il miglior amico di Manhattan lavoravano tutti per la Pyramid Foundation. La Pyramid. Proprio la pista che stava seguendo Rorschach. Aveva ragione lui. Pensa come stavo messo. Pyramid. Piramide. Piramide schema Ponzi. Ecco come ha fatto i sordi. No, torna un po' indietro. Piramide Egitto. Egitto Ozymandias. Buoni tutti che forse ci arrivano. Ozymandias Ramsete II. Ramsete II. I faraoni. Boni, dategli tempo. I faraoni, la faraona. Aspetta, intravedo dei collegamenti. E dopo un certosinissimo lavoro di hackeraggio da parte di Gufo, il suo nome d'arte ci ha messo come password. Voglio che voi sappiate che la mia password non è il trono del muore. L'uomo più intelligente del mondo. Sagace secondo. Più acuto della punta di una pyramid. Azzeca. Finalmente scoprono le cose. E che cose? Che c'era lui dietro la piramide trasporti. Cus, ratalata se t'ho preso in giro. Un bambino l'avrebbe scoperto alla prima lettera che ha trovato Rorschach. Ma non un bambino quello intelligente che non si applica, ma quello che caruccino ce la mette tutta. Ma Porello è stupido come i carcinacci. Ecco, quello l'avrebbe capito. Ma perché Adrian vorrebbe scatenare la terza guerra mondiale?
Andiamogliela a chiedere. Dove? A Karnak, il suo terrario in Antartide, l'anti-Dubai proprio. Dove veniamo a conoscenza che il suo team di ricerca e sviluppo è riuscito a concludere questo fantomatico lavoro su qua robetta, che sappiamo, l'energia infinita. Sì, sì. E brindano col loro mecenate, col loro faraone che li premia, come si soleva fare ai tempi dei faraoni con gli architetti delle piramidi. Tutti morti. E guarda chi vedemo pure finalmente, Bubastis! Troppo bello dirlo, Bubastis. La lince geneticamente modificata che Adrian si porta appresso sempre per flexa, chiamata come la città egiziana, da cui viene il culto di Bastet, la dea gatto. Me fai memini, Adrian? No, Bubastis, non gli dà mozzico, lo avvelenati, poi te fanno male, me sbratti ovunque e trova un parchettista in Antartide, è difficilino. Cine giornale data astrale di Rorschach. Ultimo appunto. Oggi è il 1° novembre, giorno dei morti. E quale giorno migliore per buttare la nostra vita per la patria contro l'illustre Adrian Veidt? Che quello mena, che quello piotta, che quello c'ha i sordi. Ma quando ci erano gli eroi, non si spaventavano nemmeno dinanzi alle più ingiuste avversità, sia meteorologiche che intellettuali. Lascio questo resoconto a voi, camerati di New Frontiersmen, con la speranza che possiate condividere questo messaggio alla nazione. Boia chi molla! Altro pezzettino che hanno tagliato, e che non mi pare ci sia nemmeno nell'uncut, ma magari mi sbaglio, ma io te lo voglio dire perché mi fa ride, è col detective Stephen Fine, quello che abbiamo visto a inizio film, che indagava sul comico e che come Rorschach va in giro a chiedere cose, andando pure da Gufo, visto che è pure evaso Rorschach. Come stai, egregissimo? Posso entrare? Ah, grazie, molto gentile. Ma quante belle zollettine di zucchero! Lei sconfigge a cazzotti anche il diabete e lo so benissimo che lei non è un supereroe, giusto? Ma lo sa chi aveva in tasca questa esattissima marca di zollette quando è stato arrestato? Rorschach. Ma non è che lei lo conosce? Oh, no, no, ne ero sicuro. Ma che bel calendario, con i gufi. E lo sa chi è ricicciato fuori recentemente? Il gufo notturno. Non è strano? È stato un piacerissimo parlare con lei. Forse l'abbiamo sottovalutato questo. Ridaglie su Marte! Con Lori che si è stufata e vuole sapere come finisce sta storia. Con te che piangi. Come osi? Io non piango manco per niente! E io che cammino tra i cadaveri. Oddio no! Che succede? Boh, te l'ho detto, c'ho tutte interferenze. E che dobbiamo fa? Ma non lo so. Però guarda sto vulcano alto 22 km. 22! Ma te rendi conto? Ma vaffanculo! Ma che stavo in uno short dei Giovanni? Il mondo sta per finire! E l'universo manco se ne accorgerà. Manhattan continua a parlare delle bellezze di Marte come parallelismo con le vette raggiunte dagli uomini, capace anche però di precipitare in abissi di depressione, cattiveria, profondi come gli abissi di Marte che si estendono per chilometri e chilometri. Tutto questo se può riassume con... Te sto a parlare della sopravvivenza d'umanità! No de sarcicce! Manhattan invece parla di sarcicce cosmiche, lunghe milioni di chilometri, fatte di stelle! La vita contro l'assenza di vita. E infatti a te che te frega? Te guardi i gluini, i fotoni, te ne fottoni! Il miracolo della vita non è contemplato nella fredda meccanica quantistica. Beh, no, ci sono i miracoli termodinamici. Risposta a tutto! Sai fa tutto! C'hai tutto! Tranne i capelli! Sono uno spreco di particelle. Invece le sopracciglia sono utili. Vabbè. Tutti ostini a vedere l'esistenza dal punto di vista umano, ma ti rifiuti di vederlo dal mio. E dal mio te dico che la vita è robetta. Vuoi mette con le supernove? Perché non vuoi provare a capire? Di cosa hai paura? Di niente! Sicura? Non è che ora te svela un po' del passato tuo? Ed è quello che ci stanno a dire e non dire per tutto il film? Qual è il tuo primo ricordo? Mia madre che litiga col marito manager, che non è il padre. E Spettro di Seta OG dice qualcosa sulla dolcezza che ha trovato in un certo omino. Dice che le relazioni sono complicate e che se anche succedono le cose brutte, non vuol dire che poi non ci si possa amare comunque. Vabbè, ho capito. Sospettavo che quello non fosse il mio vero padre. Lo so. Mio padre allora deve essere per forza. Sì?
Giustizia incappucciata! Stava con lui prima, ma mi sa che era più una manovra di marketing copertura. Adesso so! Bravo papà! Che hai difeso l'onore di mamma gonfiando quello stronzo del comico. Che c'entra amor comico? Perché parliamo del comico? Per questo mamma piangeva quando sono andata a trovarla prima. Per i ricordi brutti. Le violenze. La fame nel mondo. Le guerre. La fame nelle guerre. Ma io mi apro e te ne frega un cazzo. No. Io leggo gli atomi e vedo lo spettacolo che ha generato. Ma ditemi frega. Continua. Te pensa che lo beccai una volta? Ignara di tutto. Quando ci siamo conosciuti pure noi, tra l'altro. Ti ricordi? Lo vedo in questo momento. Ma state zitto. Bene fece mia madre ad allontanarmi da quel porco. Chissà cosa voleva. Quello che ha fatto Manhattan. No, io volevo solo parlare con mia figlia. Cioè con la mia cioè con quella che abbiamo fatto dopo che sei tornata da me. Cioè con mia, con tua, con Illolaigile. Poi quando scoprì la verità, grazie al libro di Mason, tornato recentemente alla ribalta dopo la sua dipartita, ristampatissimo, vendutissimo, sotto il cappuccio, lo affrontai. Costringi una donna a fare le cose. Ma te vergogni. E lo sai cosa mi disse? Lo sai cosa mi disse? Solo una volta mi disse. Come se fosse meglio di 20 o anche 2. Ma forse non intendeva proprio questo. Eh sì, e che intendeva? Che la prima volta no? E la seconda sì? Cioè, questo non si fa mai capire quando parla? Come prima? Quando disse con sua figlia. Cioè, con la sua progetta. Cioè, con Illolaigile. E finalmente Lori capisce, molto dopo di noi perché uno ci arriva, vabbè, che Edward Blake, il comico, è suo padre. Ebbene sì, Sally Jupiter tornò dal comico, che fu più caruccino sicuramente, se so trovati. Magari a lei affascinava il suo lato rude e come ha detto Sally, lui è stato più dolce. Ma che ne so! Comunque dalla loro unione consenziente sei nata tu. Sarà per questo che ho voglia di prendere da sprangate il signor Wong che abita vicino a Dan. Ma che cazzo fa mi madre? Prima gli tentano di far violenza e poi ce va. Altro che sindrome di Stoccolma. Sì, ma tu c'hai la sindrome di stai calma. Ma non sto calma per niente. Sono la figlia del disagio. È tutto uno scherzo. Sì, però hai scoperto che sa fiatare il comico da 5 secondi e già fai danni peggio di lui. Ma lo vedi che allora l'atomo non si divide tanto dall'elettrone. Ma che ne so. Vabbè, fa manna esplode con l'altri. Forse è meglio che convive con sta scoperta. Ma invece sto pensando che se la vita non ha senso. No, tutto il contrario. Ma prima hai detto di no, ma lo fai apposta per andarmi contro. No, ho cambiato idea. Così? Così. Il mondo nelle mani de sto navi pelato volubile. E perché? Per i miracoli termodinamici. Che te stavo a dire se mi fa finire di parlare. Eventi talmente improbabili da essere praticamente impossibili. Come la trasmutazione spontanea dell'ossigeno in oro. Quanto vorrei vederlo. Ma un po' tutti me sa. E così nell'accoppiamento tra due esseri umani, tra mille milioni di spermatozoi, moltiplicato per le generazioni prima, tutti gli incontri fatti, si arriva a te. Un uomo privo ormai di sentimenti che proferisce la più bella dichiarazione d'amore della storia di Marte. Vabbè, allora facile. La massima espressione del sei unica. E non come se lo dicono i tredicenni quando se la credono. Ma questo non vale per tutti. Sì, ma siamo talmente tanti che lo dimentichiamo. Io l'ho dimenticato. E se lo guardiamo in questa prospettiva, allora anche il mondo, come Marte, è ancora bello da togliere il fiato. Tipo così. Tu sei la vita più rara di un quark. PS10 prima edizione. E come il destino vuole, tutti i nostri eroi si stanno dirigendo verso lo stesso posto. Da Ozymandias, che guarda le pubblicità. Via! Bravo! Aumentano i sottofondi erotici nelle pubblicità di alimenti. Comune in tempo di guerra. Compramo Pornhub. Sta davanti alle TV come L. Che troppi anni dovrà aspettare. Ma perché sta tecnica che usano tutte e due c'ha un nome. È il cut-up di Burroughs. Lui, guardando più immagini contemporaneamente, vedendo l'andamento del mondo sotto tutti i punti di vista, cerca di indovinare il futuro come un moderno aruspico. E lo sai che libro ha scritto Burroughs nel 64? Nova Express. Il nome del giornale che ha
scatenato tutto il casino per mandar via Manhattan. Intanto si avvicinano Rorschach e Gufo Notturno col costumino da neve. Ma niente scooterini cringini? Forse meglio così. Anticipato pure i monopattini. E finalmente siamo alla resissima dei Contissimi. Dopo aver scoperto che Adrian era dietro a tutto questo, a tutte cose. Ma Gufo ancora non ci crede. Aridaglie! È così bravo, pacifista! Eppure vegetariano! Lo era anche Hitler. Vabbè, niente. Trasformazione! Costume da cocktail! Shark tenta la sortita, ma i tacchi lo tradiscono. Tu e la tua vanità! E se le danno secchissim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 e! Ozymandias anche 2v1 vince! Compra il corso! Il metodo Bane. Hai visto come ho trattato il comico? L'ho preso a cazzotti come quei pagliacci che tornano sempre su! Eduardino sempre in piedi! Sei stato tu! E chi poteva essere? Perché? Perché il comico era risalito all'ubicazione preposta allo svolgimento dell'operazione ove avevo radunato. Ma smetti di parlare sabachese! Ok, fanciullo. Aveva scoperto l'isola, aveva scoperto l'isola! Con tutti musicisti, genetisti, scrittori del vascello nero magari, studiosi di eugenica, la teoria che spinge al miglioramento dell'umanità selezionando i migliori specimen, e un sacco d'altra gente, arrubandosi pure il cervello di un sensitivo, Robert De Sines. Sensitivo. Fermate, te siamo persi qualche pezzo. Sì, poi te lo dico. Sto solo all'inizio del monologo del cattivo. All'attentatore, assoldato da me, gli ho fatto magnan pod. A te t'ho mandato al gabbio. Ma più difficile è stato sbarazzarsi di John. Dai, una assediata in testa come al comico, mica basta. Quindi ho dovuto agire psicologicamente, assumendo tutte le persone vicine a lui ed esponendoli alle radiazioni. Ma perché? Aspetta un attimo. Ho preso come esempio Alessandro Magno. Sì, ma tu non la puoi prendere così larga. Invece sì. So fanfragico da Alessandro. E come lui volevo unificare il mondo. Certo, ho fatto qualche vittimina, sì! Ma dopo la prima associazione criminale che ho sventato, pensavo di poter porre fine all'ingiustizia. Alla seconda, però, ho capito che il male non è monopolio della criminalità. Anche il comico me lo fece capire, quella sera dello Swiffer. D'altronde è compito dei comici più bravi farti aprire gli occhi. E lui mi ha fatto capire delle cose. Ma dai, retta al comico che c'aveva uno stress post-traumatico da qui fino a Alexandria. Tiè, te leggo con senso Alessandro Magno e Walking Dead nella stessa punchline. Prego, continua. Il comico aveva capito che gli eroi hanno un approccio da aspirina. Combattono i sintomi, non la malattia. E qual è questa malattia che affligge l'umanità? La guerra, che non cambia mai. La gente mi chiama l'uomo più intelligente del mondo. E mi fa anche piacere. Solo vorrei che non fosse questo. Perché ben presto capì, prima di tutti, perché c'ho una capoccia così, seguendo tutti i grafici possibili, come l'aumento della popolazione, il declino ambientale, la nascita dei marketing guru, previsi, previdetti, preveggenzi, predetti, in termini matematici accuratissimi, l'inevitabile conflitto e conseguente fine del mondo. Ho visto il contrasto tra il cercare la pace più duratura possibile, ammassando sempre più armi, con la consapevolezza che prima o poi qualche scimunito pazzo le userà. Perché può succedere. Come fare per evitarlo? Come risolvere questo nodo gordiano? Come? Che cazzo vuoi fa? Mo te lo dico. Ma prima, vascello nero! Avevamo lasciato il capitano nella prescia di impedire la sua eclissi personale che se flescia. È ormai sicuro che al ritorno a casa troverà David Sound, la sua città, al suolo rasa. E contro ogni aspettativa, tenendo Wilson stretto, raggiunge infine la riva. È proprio lì la mia famiglia, ormai distrutta dopo il parapiglia. A me invece, onestamente, pare tutto a posto. Sicuramente sono arrivati! Ferro e fuoco, tutto arrosto! Ne scorgo uno, inesauribile gaglioffo. Un usuraio che conosco, che amoreggia in bella vista. Perché i pirati non l'hanno ucciso? Un collaborazionista. Li ha aiutati a saccheggiare. Io mi debbo vendicare. Ho aretto fino ad ora, ma mo ammazzo a lui e signora. Mi camuffo in modo buffo. Metto in sella la disgraziata. E tra un trotto ed uno sbuffo vado verso la mia amata. Il capitano tanto ha fatto per infiltrarsi di soppiatto.
Ma Porello n'ha capito che ormai è impazzito. Se credete essere dentro Bloodborne, ogni ombra ha un suo nemico. E finalmente trova casa! Occupata! L'hanno invasa! Pirati sudici e felloni! Assaggiate i miei ceffoni! Alla fine ce l'ho fatta! Il nemico è lì che sbratta! Ma osservando con stupore, la gioia mia divenne orrore. Lì per terra singhiozzante, non vi era un lestofante. Ma invece questa sera io gonfiai la mia mugliera. Adesso quindi ho realizzato che mi ero trasformato in quello che avrei evitato a costo d'esser qui scannato. Le mie intenzioni, più che buone, sono diventate un'ossessione. Ma perché non c'è il veliero? Veniva qui per davvero! Infatti eccolo, ancorato, molto calmo, rilassato. Era qui che aspettava il tesoro che bramava. Il capitano, non più basito, si tuffa a mare, mentre è inseguito dai linciatori che lo vedono salire con tutti gli onori in mezzo agli orrori. E così come Adrian è ben conscio che i tormenti dell'animo lo inseguiranno cercando di linciarlo ed i suoi amici non lo perdoneranno, sale sulla barca delle decisioni irrevocabili. Uno prova ad aiutare e che ci guadagna? Degli incubi. Dove sogno di notare. Cheat! Stai vedendo dove ti sta portando il fumetto? Ok. Ma anziché conquistare il mondo, come Alessandro, ha deciso di piallo per culo. Ho accumulato ricchezze solo per sto piano. Per sto grande scherzo! Per questo il comico ha rosicchiato! Il super soldato che scopre il piano per mettere fine a ogni conflitto? Invidioso, palesemente. Non ci aveva pensato. Te credo. Sono più intelligente io. Ma scherzo in che senso? Fra poco te lo dico. Ho quasi finito. Voi sapete che abbiamo inventato il teletrasporto umano. Sì. Boom! Ve giuro! Solo che c'ha un trascurabile difettuccino. De ammazza la gente per lo shock. De trovasse da un'altra parte o se teletrasportava in uno spazio già occupato. Nightcrawler insegna ed esplodeva. No, Nightcrawler non è aggiornato su questo. Ed è qui che il mio grande piano volge a compimento. Io ho teletrasportato una cosina, un regalino all'umanità da parte mia nel centro di New York. Los Angeles, Mosca, Hong Kong. Ma non Napoli. Perché non Napoli? Ma che film? Solo a New York. Ma che sensitivi veri sorari. Ma nel film non si è mai parlato dei sensitivi. Che c'entrano? Ce lo dici, please? Manco provo più a menarti. Te supplico. Bravo. Questo è lo spirito. Va bene. Ve lo dico. Io lo so cosa hai fatto. Ma farlo parlare! Non c'è bisogno. Mi ha dato sta soddisfazione. Tu hai teletrasportato le bombe in queste città. Pazzo! Puoi far credere di essere il nemico comune dell'umanità. L'Erennata. Ha fatto l'Erennata. Ma in verità da quello che dice Isayama somiglio a qualcuno biondo capofiero che prende le decisioni irrevocabili? Perché Isayama si è ispirato a Ozymandias per creare Erwin. Molto occidentale se lo vedi, infatti. E indovina chi ha ispirato Levi, Levi, Osai? Cor passato da strada, la mamma signorina buonasera, mena come un fabbro. Eh sì, Rorschach ha ispirato Levi. E chi è che guarda nel passato, presente e futuro e si rivela il nemico dell'umanità? Il deterrente. Isayama, ok l'ispirazione, ma mi pare quasi un reboot. Un freeboot? Comunque no! Ti ho appena detto che volevo teletrasportare una cosina viva. Lo vedi che non si capisce niente? Fallo parlare! Dai, nel film c'eri quasi, eh? Però non sarò io il nemico comune, bensì il dottor Manhattan! Ti ricordi qua la fillerata dell'energia libera per tutti? Comunisti! In realtà serviva, sì, ma per ricreare il potere di Manhattan. Per poi farlo schioppare in tutte ste città. Così lui diventerà l'antagonista indistruttibile dell'umanità. Che altro non potrà fare se non allearsi per fronteggiarlo. Finalmente il grande piano è rivelato! Del firm. E lo mettiamo da una parte. Perché nel fumetto non è proprio così. E allora diccelo tu il finale vero. Che vuoi teletrasportare? Volete saperlo? Sì! Sicuri? Potreste pure prenderla male se non capite bene cosa c'è dietro. Dai! Ozymandias, Adrian, teletrasporta al centro di New York. Questo. We'll be right back.
Che? Chi è? Come chi è? È Robertone! Il cervello di Robert the Chains! Il sensitivo! Cervello clonato, ingigantito e infarcito di tutte cose! Ma proprio le peggio cose ci abbiamo buttato dentro, eh! La sceneggiatura di un mondo alieno, di Shea, quello del vascello nero, i suoni dei compositori, immagini di pittori, molliga, senza molliga, tutto dentro! Ma per fa cosa? A che cazzo serve un cervellone al centro di New York? Dimmelo, ti prego, dimmelo! Ti ho detto che il teletrasporto ha dei difettucci rillini piccini! Deve esplodere! Appunto! Tu hai tirato su tutto sto baraccone per creare un cervello gigante esplosivo al centro di New York? Sì! Ma potevi mettere una bomba tranquillissima! Tranquillissima, insomma, nel senso, hai capito? Ma allora c'ha ragione il film, ma è meglio il finale suo! No! Perché questa esplosione scatenerà nei meccanismi del cervello clonato del sensitivo un'onda d'urto. Non è una bomba, è un'onda de tachioni che spazzerà via mezza città. E i malauguratissimi che sopravviveranno alla scarica psichica impazziranno. E andando in giro a dì, ci sono alieni, ci sono alieni. Queste voci poi verranno rafforzate da questo. Questo aiuta a far credere alla gente, eh? E questo è il piano di Ozymandias. Far credere alla Terra di essere sotto attacco alieno. Finalmente! Sul serio stavolta, il grande piano è rivelato! Ah, tutto qui? Sì! Sono argutissimo, lo so. Anzi, ma che cagata! Guarda come la prendono! Ma che posa proprio! Ma dai, ma già vedo la gente delusa a casa! Troppo esagerato! È meglio il finale con Manhattan nemico. Hanno fatto bene a cambiarlo. Ma manco per niente! Perché innanzitutto questo si lega al tema ricorrente del grande caso, del grande scherzo crudele, come la nascita di Laurie e tutto il resto. E più è grande una bugia, più la gente ci crederà. Come diceva? Hitler! Ma basta con sto Hitler! E poi perché, per come te la mette il film, la morale risulta un po' strana. Pare che la colpa dell'esplosione della bomba atomica sia della bomba atomica. Ma le bombe mica esplodono da sole! Snyder, me stai un po' a deresponsabilizzare l'umanità? Boh, non lo so, sì, mi sembra più plausibile una bomba. Oh, ma perché non va bene lo psichico che schioppa? Ma che Akira gli hanno rotto il cazzo? Non mi pare! E tutti sti intellettualoni dell'isola erano d'accordo col genocidio! Ma manco per niente! Pensavano di lavorare un film! Ma pensa te! Il genetista, mentre creava il cervellone, pensava di fare un effetto speciale! E poi questi che fine fanno dell'isola? Beh, ovvio! Vabbè, mo che ce l'hai detto, approfonditissimissimamente intazzittavi più, ti fermeremo! Ma per chi m'hai preso? Per un cattivo da fumetto che sta a fa sto discorso a pagina 27 dell'ultimo comic? Qua c'è il plot twistone nel plot twistone nel plot twistone! Il cervello mio è più grosso di quello di Robertone! Tutto quello che v'ho detto è già successo 35 minuti fa. Rega, è andata così. Ho creato la mia utopia in questa ucronia! Qui scopriamo che tutti i personaggi secondari che abbiamo imparato ad amare, almeno nei fumetti, soprattutto per quanto riguarda il commissario Stephen Fine, fine, lo psicologo Malcolm, la moglie dello psicologo, le due tipe che stavano a litigare che Malcolm voleva fermare che te dicevo, Bernard e Bernard, guarda, lo abbraccia. Puff, pace nel mondo. E tu, a sentirlo, a vederlo, ci rimani così. Eppure loro ci rimangono così. Io sono Ozymandias, re dei re. Guardate alle mie opere, o potenti e disperate! Non te lo famo fa! Dimolo a tutti via radio! Non potete, ho distrutto tutte le telecomunicazioni 43 minuti fa. Allora scappamo e urlamo la voce! Non se può, ho sigillato tutte le uscite 57 minuti e 38 secondi fa. Ma ritorna Manhattan, proprio sulla scena del crimine. Ma te fa vedere o te danna la corpa per davvero? Laurie cammina in mezzo ai cadaveri pari suoi e un pochino la turbano. Manhattan invece? Sempre impassibile?
Ok, essere disempatico, ma addirittura ride. No, no, è che sto fatto dei tachioni. Lori, ma tu sei qua nel futuro o nel passato? Pure loro vanno da Adrian. Rorschach, non posso lasciartelo fare. Eh? No, scusa, questa era 2 ore, 5 minuti e 35 secondi. Gradirei delle spiegazioni, Adrian, sul perché mi vuoi accollare l'antipatia di tutti gli elettori. Vieni, vieni. Vieni nella sala disgregatrice. Potrei trasformare questo posto in vetro. E allora va a Murano, invece di intralciare i miei piani. Ma non farai in tempo, perché Adrian lo chiude dentro con Bubastis. Ah, capisco il tuo piano. Ma nemmeno Beerus è al mio livello. No, è solo un gattone, poverino, a cui viene sottratto il campo intrinseco insieme a Manhattan. Ma spunta Lori! Schiva questa. Ok, Trinity. Sì! Ho abbattuto il più grande genocida della storia! O Salvatore, dipende a chi lo chiedi. Ma lui è l'uomo che riesce a prendere le pallottole al volo, come si soleva dire. Era veramente così? Sì. Ma dai, troppi anni per aspettare Matrix. Questo non vola andare giù. Allora guarda su. Adrian, rintrinsecamme. È stato il primo trick che ho imparato. Me poteva fare effetto. Sì, in effetti potevo pensarci. Io ho camminato sulla superficie del sole senza ciabatte. Ho visto cose che voi termiti non potete neanche immaginare. Allora beccate questa, l'arma di distruzione di massa più pericolosa di tutte, la TV. Ultime notizie! Flash boom news! Un alieno ha parcheggiato per sbaglio nella nostra dimensione ed è successo un macello! Forse sarebbe meglio mettere da parte le cazzatine come la skin personaggio e quali divinità molto probabilmente immaginaria! A parte questa, preghiamo e fare fronte comune! Siamo davanti a un nuovo tipo di razzismo, quello contro gli alieni! Siamo sempre stronzi, perché siamo umani, ma uniti contro un altro! Cosa aspetti, Manhattan? Smolecolalo! Aspetta, aspetta, fammi sentire che dice. Hai capito cosa ho fatto? Ta sei presa perché nel film tutto il mondo te odia. Sarebbe come prendersela con le vespe, perché io ho distrutto il nido al barcone. Manhattan, join Ozymandias. Ma come? Ormai è fatta. È inutile piangere sul latte scremato. Ma che cazzo dici? Lo vedi che sei un folle? Adesso patteggiamo. Non potete di niente, regà. Una morte di milioni di persone sarà stata vana. E il mondo ricadrà nell'olocausto nucleare. È vero o no? La rabbia, la desolazione, il sentirsi impotenti davanti a tutto questo colpisce i nostri eroi. Eppure noi, per una volta, in una storia, è andata esattamente come voleva il super cattivo. Che la farà pure franca, perché alla fine si trovano tutti d'accordo nel non dire niente e portarsi questo gargantuesco fardello nella tomba. So cosa hai fatto l'autunno scorso del 1985. Ve starete zitti? Sì, sì, sì. State a cazzeggià, state a memà, ovviamente. Rorschach, non ce vuole sta. O bianco o nero. Coi grigi non se fa la giustizia. Sguardini, ammiccamenti. Questo seccamo. No, ma fatelo a na, ma chi fa che gli crede? Già andava in giro con i cartelli. Ci starà sempre uno che griderà al gombloddo. Vado. Oh, ma che sei diventato alleato di Adrian? Eri sceso per menaglie. Ma torna su Marte. Che bello rivederti. No, scusa, questa era 2 ore, 1 minuto e 35 secondi. E allora fallo. Me tolgo pure la maschera. Me spello. Rivela le lacrime che versa. Non per la sua vita, ovviamente, ma per quello che è successo, per quello che sa. Come il comico non regge questo fardellone. È troppo pure per lui. Non vuole partecipare. E se ne va, lasciando una macchia sulla candida neve. Cosa ci vedete? Io uno di quei maniaci che aprono l'impermeabile. Dovrei andare a parlare con qualcuno. Manhattan impacchetta i bagagli, cioè niente, e progetta di abbandonare la galassia. La fuga di cervelli is real. Dopo aver riscoperto la curiosità per la vita, forse proverò a crearla. Fa curriculum. E Lori lo saluta. Barra mezzo tradisce Gufo. Tutto falsissimo. In realtà Gufo e Lori vanno a famblemble anche come contrasto a tutta questa morte. Manhattan li guarda come qualcosa di superiore, sorride e puff. E invece vedi che succede a tratterezze. Botte ancora. Ma che vuoi? È tutto finito. Va a casa, va. Va bene. Altri rallenti. Stavolta che è? Lo spot de pellicce. E lasciano Ozymandias solo sul ponte del vascello.
Tempo dopo, i signori Hollis vanno a trovare OG Jupiter. Sì, mo si chiamano così in onore di OG Gufo. Che barbagianni ti abbiano in gloria. Che piacere incontrarti, cavo. Permetti qualche domanda? Dica, signora. Sei ricco? Sì, a posto. Inseminala. Per conquistarti ha fatto la civettuola? Madre, sei sempre così volgare. Forse il giornalino di prima te si addice. Ma hai visto che c'ha? Io di qualcosa pure te. Ma che zozzeri. Ah, questo! Quanti ricordi? Ce l'avevo pure io. Shit, non è un meme, non mi invento niente. Volevo che lo sapeste. Ah, allora non sei arrivata a mia madre nei giorni di gloria e te sei accontentato di me. Ma è da collezione! T'avevo detto. E così si conclude questa storia di guerra, di pace, di morte e di amore. Come abbiamo visto tante volte. Complicato, complicatissimo. Io non la voglio giudicare. Sono due stronzi, se sono trovati. Ma perché non si possono amare pure gli stronzi? E su! E questa ucronia la lasciamo con una rinnovata pace. Nata da uno scherzo, ma pur sempre pace. Quelli del New Frontiersman trovano il diario che gli aveva lasciato Rorschach e che spiattella tutta la verità su Adrian. Fine! Considerazioni finali! Snyder, hai fatto lavori peggiori, dai. C'è un po' il vizio di mettere rallenti e cringiate americanate. Ma oh, gli attori sono on point. Rorschach è identico, guardalo. I dialoghi che si salvano e che ti fanno capire che è un'opera bella, tra le botte anche troppo valorizzate, sto pari pari al fumetto. Sempre per andare a favore di chi dice che bisogna cambiare. Io non voglio tutto uguale, ma vorrei che almeno le cose fondamentali siano pare pare alle cose che abbiamo imparato ad amare. Perché quello è il motivo per cui una cosa va bene, se tu mi cambi le cose, puh, io dico questo, non mi stancherò mai di ripeterlo. Il difetto più grave, oltre ad aver semplificato delle parti, ma vabbè, è che mi pare che si tenda un po' troppo a giustificare la violenza, la giustizia privata, in dei punti, quando in realtà tante volte si criticano. La cosa fondamentale è che alla fine rende l'idea vaga di quello che è il fumetto. Così come sto video, dove ho cercato di spiegare, come al solito, quello che ha colpito me. Ma voi fatevi la vostra idea! Questo lo dovete recuperare, eh! Oh, capolavoro! E non è una parola buttata là! L'avevo letto anni veri fa, ma adesso quando ho finito di rileggerlo, l'ho chiuso e ho fatto proprio... Sai quando finisci di leggere una cosa e fai... Come il finale di Rocky Joe, che prima o poi farò. Ma per adesso ci vediamo presto con altri videini! Devo fare quello storico! E le due torri, sì! Non ho finito col Signore degli Anelli, no! Ciao, ciao!